Oh, eccomi qua finalmente con mezz'ora di ritardo, anche se a me non piace assolutamente essere in ritardo, però stasera ho iniziato prima a fare disastri, per cui voglio dire, mezz'oretta, ecco, ci sta per fare qualche delirio. Però meglio che questi disastri siano avvenuti, no? Al di fuori della live piuttosto che all'interno, quindi come la scorsa volta, per cui io spero voi siate abbastanza e abbiate preparato, come vi ho detto prima, stavolta vi ho un attimo, no, avvisate di prendere i ferri da maglia e un gomitolo così tranquillo, qualsiasi cosa avete, perché andiamo a fare insieme questo punto che secondo me è molto carino. Fatemi sapere in chat se sentite, se c'è qualcosa che non va, il volume, se vedete più o meno, insomma, fatevi sentire giusto, ecco, per darmi un feedback in modo che se devo mettere a posto ancora qualcosa, lo vado a mettere a posto di mainstream, ok? Quindi fatemi sapere. Io non vedo nulla, quindi per ora sembra che non vada. Fatemi sapere voi. Allora, il punto è questo qui, come vi dicevo, e quando ho qualche diciamo ritorno di ok, ciao. Fantastica, quindi grazie mille Maria. Quindi senti bene, vedi bene più o meno, perché dai, ancora ti ho detto non. Ok, ti ho detto ciao Lina, vi ho detto che non ho tutta l'attrezzatura, lo stavo dicendo un'altra volta. Aspetto un attimo, ecco, che si regolarizzino queste situazioni un po' con, sapete, no? Queste chiusure, queste cose qua, in modo che poi io possa prendermi un po' le cose che servono per queste live, quindi doppie camere, programma fatto bene, cioè anche questo è fatto bene per carità, però ci vorrebbero ancora altre cosine, insomma, degli upgrade a questo programma, ad esempio, oppure servirebbe, ecco, insomma, che tutta la mia attrezzatura fosse necessariamente più non solo, ecco, dedicata alla cosa live. L'audio è perfetto anche le beh, adesso perfetto, Enza, non esageriamo, perché prima di tutto mi sono messa sopra questa pezza dove ci sono anche cose, diciamo, non troppo, perché stavo costruendo qua la mia casetta delle bambole, e però visto che sta davanti, sì, è facile, è molto molto facile, Adriana. E, il PC ce l'ho qui, quello fisso, e quindi non posso stare, visto che è fisso, no, non posso starlo a spostare da altre parti. Quindi qui ci costruisco la casetta in diretta, più o meno, diciamo. E qui ci vengo a fare anche quindi maglioncinetto, ok? Per cui non posso spostarmi per ora, ecco. Però io spero siate, no, pazienti con me. Ok, allora, e poi c'è, oltre a questo problema, c'erano problemi con le luci, c'erano problemi con le impostazioni, e in più ci sono stati problemi, come sempre, anche sullo schema, in quanto, come il mio solito, ho fatto qualche pasticcio, ho sbagliato sempre, anche sullo schema, in quanto, come il mio solito, ho fatto qualche pasticcio, ho sbagliato, diciamo, qualcosa sicuramente. L'ho trovato su un vecchio prontuario, ma vecchissimo, tipo anni 70. Adesso chi è degli anni 70 dirà e mi ha detto vecchia. No, è il prontuario che è vecchio, perché poi sarà stato copiato a sua volta dagli anni 50, a sua volta copiato dagli anni 20. Quindi copyright, nessuno venisse a dire cose, perché poi sono punti e sempre quelli sono. In questo caso il nome non lo so, non ho fatto neanche in tempo a guardarlo, ma credo sia stato un nome, diciamo, di questi famosi. È un punto, una combinazione qua di questi triangolini, rombetti, che cosa sono. Quindi vabbè, qualcuno l'avrà inventato prima o poi, più prima che poi, ecco. E poi lo mettono sui prontuari, chi da una parte, chi da un'altra, chi col rosso, chi col rosa, chi col blu.
E va bene, quindi io ringrazio tutte quelle che mi stanno scrivendo, non so se vi fa piacere essere nominate una per una, non lo so, vedete voi, parlate anche fra di voi, non, qualsiasi cosa, cioè io vedo tutto, vedo i vostri commenti, adesso per fortuna vedo cose e magari è sgranata, cioè allora aspetto, perché io vedo tutto male, nel senso vedo tutto tranne che sgranata. Sgranata è possibile che sia la risoluzione che hai te, perché dicevo, dipende dalla connessione, siccome poi questi giorni siamo tanti online, ecco appunto, se Antonella qua vede, Antonella credo, Anto, insomma, vede bene, significa che è un po' la connessione tua, però vabbè, abbassa la risoluzione magari del video, così lo vedi un po' meno bene, però non sgranato, ok? Non lo vedi in HD, perché sto trasmettendo in HD e quindi lo vedi un po' così. Ok, se volete e avete il materiale, noi possiamo cominciare. Chi arriva tardi non è un problema. Grazie, grazie mille dei feedback che mi state dando del video. Ok, quindi il maglioncino mi piace, no? Tanto si è visto ormai tutto, non mi fate inquadrare perché dai, veramente oggi proprio mi sono anche svegliata in un orario indecoroso, quindi proprio, il maglioncino. E poi non c'ho l'altra camera, quindi poi quando la comprerò mi sistemerò bene, vabbè, lasciamo stare. Ok, allora, chi arriva tardi non è un problema perché tanto il modulo da ripetere è fin qui. Quindi anche chi arriva dopo, o magari diciamo, no, ci fermiamo un attimo. No, il video non c'è bisogno che lo salvi perché tanto rimane sul canale, poi magari io ce lo rifaccio il tutorial. E questo serve chi vuole, ecco, adesso lavorare con me in diretta per chiedermi delle cose, magari voi mi chiedete sempre, no? Poi se magari vedete qui qualcosa che sto facendo e non capite, potete chiederla subito. Oh, ciao Patrizia. Sì, l'altra volta purtroppo non avevo avvisato su Facebook e cose varie, però sapete, io non avviso con tanti giorni di anticipo perché poi se... Dice, vabbè, questa ci dice tutta la verità. Sì, vi dico tutta la verità. Se quel giorno poi non ho voglia, mettiamo, di andare live, diventa una cosa brutta. Nel senso che a me piace andare live quando mi sento proprio insomma, di stare contenta, felice. Non è che adesso sia al massimo, ecco, dell'espressione della contentezza. Cioè, sto normale, sto, diciamo, tranquilla, giornata andata ok, finora speriamo che non mi faccia qualcuno, no? Diciamo andar male la situazione successiva, però, che vi dicevo, se io insomma sto arrabbiata oppure sto un po' per conto mio, non si possono dire parole l'altra volta, no, non ne ho dette, però diciamo un linguaggio che non si addice molto alla... No, non era neanche vero che era un linguaggio. Ecco, adesso ti dico, ti dico. Allora, di Facebook. Allora, era un po' così alla casareccia, diciamo, al dialetto anche, però secondo me è carino. Istintiva? No, direi di no, Enza. Sono, nel senso, quando devo fare queste cose qua, no, sono molto razionale. Però nel momento in cui, ecco, devo rapportarmi, ad esempio, con voi, devo sentirmela, ok? Devo sentirmi di voler stare veramente insieme a delle persone, avere la responsabilità, insomma, ma non tanto di dire che cosa stai facendo, responsabilità di non trasmettervi, magari, che ne so, ansia e arrabbiatura, cose così, no? Avete capito? Io quando o esco fuori di casa, vado all'allenamento quando c'è l'allenamento, o insomma... Esco, decido di uscire, cerco sempre di andare contenta e felice perché comunque non mi piace trasmettere agli altri le mie ansie, le mie paure, le mie arrabbiature e cose così, ok? Io dico sempre questo. Poi il resto può capitare che uno un giorno è arrabbiato, ma allora non accende la live, no? Credo, perché qui dobbiamo stare tutti felici e contenti, amici e senza questioni e senza cose.
Allora, il gruppo Facebook, no, gruppi su Facebook io non ne ho, ho la pagina Facebook, si chiama sempre Uncinetto Fra. Ultimamente sono cambiate le impostazioni sulle pagine Facebook, ci sono tante funzioni in più, potete mettere anche le foto dei vostri lavori, ho tolto tutti i filtri, nel senso prima non vi facevo i post, credo no, non li possiate fare, però le foto dei vostri lavori li potete mettere in pubblica, quindi non solo in privato. Li avevo tolte perché mi arrivavano foto di tutti i tipi, cioè tutti i tipi, no, adesso non esageriamo, foto però di pubblicità di cose, tipo lampadari, robe, insomma uno vendeva questo, quell'altro vendeva quell'altro e si metteva là la fotina sua sul coso mio. Allora quello non mi piaceva perché comunque io non stavo a vendere, no, i lampadari, per cui... Però se ci mettete il lavoretto vostro che avete fatto, quello va bene. Se poi vedo che succede, no, che alcuni se ne approfittano, allora tolgo la. Se arrivano brutte foto, allora a quel punto succede, no, che mi arrabbio veramente. Ok, perché non devono arrivare. Allora, sì, è bello, lo stavo guardando, infatti ne stavo scegliendo qualcuno, no? E poi ho visto questo, mi è piaciuto e ho detto vabbè, facciamo quello. Questa è un'altra lingua, credo. Io come ti rispondo? Dalvinia, welcome to my channel. Che ti devo dire io più di questo? Guarda, non lo so, non penso sia un'altra lingua. Dalvinia, welcome to my channel. Va bene. E quindi sulla pagina Facebook siamo, mi sembra, un po' più di 5.000. Forum Brasil, ok. Io portoghese non lo so parlare, so solo dire obrigado, obrigada, obrigado, cose così, e poi quindi grazie, basta. Hola, no, hola penso sia, hola sia spagnolo, neanche portoghese. Però dai, io credo che tu capisca meglio l'italiano che non l'inglese, quindi parliamo in italiano, anche perché il mio inglese, diciamo, è intuitivo, non è di scuola. Allora, siete pronte per fare un po' con me qualcosa? Facciamo questo punto. Vengo todos os seus videos. Ah, ok, tu vedi tutti i miei video, grazie. Grazie mille, sono contenta. Io adesso i nomi, scusami, il tuo nome non lo ricordo, però ci faccio caso la prossima volta e ti saluto. Ti saluto anche oggi. Però sì, ci sono persone anche che mi seguono dall'America Latina, dalla Spagna, dal Portogallo, insomma paesi di lingua spagnola e portoghese prevalentemente. Più che anglofoni, ecco. Grazie comunque, grazie che guardi i miei video anche sforzandoti, ecco perché voglio parlare bene in italiano, no? Anche perché almeno un po' tutti capiscono. Quindi se siete pronte io direi di ciao Lea e grazie, questo ce l'hai tutto sul canale, comunque c'è tutto quanto. C'è la spiegazione per realizzarlo completamente, la taglia è 42, ma mi sta un po' grandino, oversize l'ho fatto per me, quindi è 44 anche, ci può anche stare forse 44. E le maniche, dice, sono lunghe, no, le maniche a me che piacciono così, poi vabbè si può sempre fare così, dai, non è che adesso io ce le tengo perché comunque mi piace averle a quel modo, oppure le posso un po' girare, ma a me le maniche girate non piacciono, non mi piace girare le maniche, l'inverno mi piace di metterle così, a me di tenerle così, non so perché mi piace. Molto bene, ok, tu seguo sempre tutto quello che fai, grazie, grazie mille, io sono contenta di questo, che mi segui. Sono contenta perché mi serve molto la fidelizzazione. La fidelizzazione praticamente è il tempo, no, che voi passate a guardare i miei video. È molto importante perché YouTube è in base a quello che ti premia in qualche maniera, non tanto sul fatto degli iscritti, no, perché poi vabbè, ma sul fatto del... No, che per carità, se sono account veri, verificati, insomma non sono account che una persona ha 10 account su
lo sappiamo come funziona, no? Più o meno. E quindi, perché io dico sempre la verità, nel senso, non ho mezze parole. Nel momento in cui mi sono messa a fare il live, ho detto io non vi dico bugie. Quindi, ad esempio, se uno, non so, mi sembra si possano avere fino a 200 account Google, non lo so, non lo so, però un bel po' se ne possono avere. Quindi, che ne so, se ognuno di voi magari si fa 100 account diversi, moltiplicare, no, vabbè, non diciamo queste cose. Ognuno ha il suo account, quello con cui naviga e quello con cui è iscritta al mio canale, basta, uno solamente, ok? Non stiamo a fare storie per aumentare gli iscritti in maniera artificiale, anche perché non è consentito, ok? Non è consentito su YouTube né acquistarsi gli iscritti, perché si possono tranquillamente acquistare, cioè si possono, non si possono, però ci sono servizi che fanno queste cose. Sinceramente io preferisco andarmi a comprare altre cose piuttosto che gli iscritti, però esiste anche questa realtà, iscritti, commenti, mi piace e anche visualizzazioni, che io spero YouTube non paghi, perché a questo punto no, se paga le views comprate, vabbè, ma non credo proprio, hanno l'algoritmo che poi alla fine vede un po' tutto, cioè vede se gli account sono veri, se sono attivi, soprattutto come voi, ecco, che mi guardate, questo che vi dicevo, Marisa, che ti dicevo che è importante, cioè, e anche Dalvigna, quando voi, e tutte voi, quando mi guardate, significa che il vostro account è attivo, che siete persone, insomma, che stanno là, non che avete fatto solo l'iscrizione, magari, che ne so, per finta, eccetera. Ciao Rosa, vedi, arrivano anche un pochino in ritardo, quindi chiacchiero, ma è giusto per, diciamo, stare un po' tutti, no? Quindi, ce l'hai, no? I ferri e questo, e poi magari, non so, ma guardalo solamente, come vuoi, insomma, vedi tu, adesso io lo faccio, poi vediamo, insomma, chi vuole lavorare con me. E vi dicevo, se voi mi guardate, insomma, il coso, ciao da Milano, Marco, ciao. Ah, Teresa, sei Teresa, vabbè, c'hai l'account. No, ecco, questo va bene, nel senso, adesso se avete l'account o del figlio o del marito o di chi vi pare, è la stessa cosa, non è che ne dovete fare uno per voi, questo va bene. E il fatto, ripeto, che ci sono degli account inattivi, no, perché giusto uno ha dato l'iscrizione, 10 iscrizioni, che ne so, ha fatto iscrivere tipo anche la nonna, il fratello, la sorella, la zia, la bisnipote, per avere i numeri. Io questo no, preferisco avere una idea reale della community, diciamo, che abbiamo. Quindi se siamo 85.000, quali 50 adesso? C'è questa sbarella. Siamo, proprio ieri abbiamo festeggiato 85.000 followers. E quindi io ve lo dico qui e qui finisce. Se continuiamo ad andare in questo modo, le previsioni danno 100.000 iscritti per settembre-ottobre, quindi io vi prego vivamente che questo 2021 io lo possa ricordare per i 100.000 iscritti su YouTube. Poi, se queste previsioni non, diciamo, sono, cioè, previsioni sono giuste nel senso che contano dal punto di vista matematico, se andiamo come siamo andati finora, tu 100.000 iscritti li avrai a fine settembre, se andiamo meglio li avremo ad agosto magari, se andiamo peggio a quel punto anche mai, nel senso, se qui proprio se ne vanno tutti, oppure che ne so, cominciamo a non andare più bene, vabbè, non sarà l'anno il 2021, però io spero di ricordarmelo per questo, visto che il 2020 e il 2019 un po', non tanto, noi il 2020 in Italia ce lo siamo ricordato per altri motivi molto brutti, spero che si risolvano presto e che ci possiamo quindi ricordare i nostri 2021, il nostro, ogni nostro 2021 per qualcosa di più bello rispetto, no, a quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. Benissimo, possiamo iniziare. Allora, questo punto si compone e di 17, cioè si fa con 16 ferri, poi devo spostarlo qua per farlo vedere meglio e qui al contrario, quindi rispetto a come sto io, sembra di star
guidando un aeroplano che in teoria non so guidare, però sui film, no, si vede che la cloche bisogna tirarla in maniera diversa per salire, mi sembra, in avanti, per scendere indietro o al contrario, insomma, a seconda di come va, è uguale qui, io vedo perché lo schermo è ribaltato rispetto a come sto realmente. Quindi questa qua è la mia mano sinistra, che però sta a sinistra, e questa è la destra, quindi teoricamente va. Ah vabbè, però perché io qui ce l'ho qui, ma sul video la vedo di là, eh? Questa che muovo qua, vedete, io ce l'ho alla mia destra, invece sul video sta qui in basso a sinistra, io la vedo esattamente qui, in questo posto qua, ecco, qui la vedo in basso a sinistra. È molto difficile questa cosa, però vabbè. Dicevo, 16 ferri che ho scritto qua accuratamente, avevo sbagliato e quindi l'ho riscritto, questo c'è, lo sapete, con me, ok. E si deve fare, questo l'altra volta stava benissimo perché stava così reggeo, è tutto, voi lo vedete al contrario, però a sto punto, ecco, vedi quello che vi dicevo, lo vedete al contrario, quindi io ve lo devo mettere così perché voi lo vediate al dritto, ma neanche, no assolutamente no, quindi perché voi lo vediate al dritto, io come lo devo mettere sto coso, lo vedete sempre al rovescio, ma com'è possibile? Vabbè, così, allora no. Così no, vabbè, queste cose delle simmetrie a me hanno fatto sempre impazzire, eh? Non lo so come ve lo devo mettere per farvelo vedere bene al dritto, così, da sto punto così, ve lo leggo io. Allora, si fa un multiplo di 10 più 11 maglie, quindi questa cosa del multiplo credo che l'abbiamo capita, no? Su un video vi ho spiegato com'è. Multiplo di 10 più 11 significa che noi moltiplichiamo, io le dico anche se voi le sapete queste cose, non prendetevela e non offendetevi, sempre perché dico che non è niente scontato, quindi ci può sempre stare qualcuno che non lo sa e non vedo perché non dobbiamo rispettare, no, chi ancora magari non lo sa. Quindi multiplo di 10 maglie significa che noi moltiplichiamo il 10 per un certo numero di volte, in questo caso io l'ho moltiplicato due volte per 10, ok? Quindi ho fatto 20, più dobbiamo aggiungere 11 maglie, quindi 20 più 11 fa 31. Nel caso avessimo voluto farlo più grande, più lungo, tipo se ci volete fare una sciarpa, una stola, che ne so, cose così, dovete moltiplicare il 10 per il certo numero di volte di cui vi parlavo prima, non l'11, no? Quindi il 10 per 3 volte, ad esempio, viene 30, più 11 viene 41. Se mi sbaglio ditemi, qua sotto, perché è possibile che io faccia qualche pasticcio, anzi, sarebbe strano se non lo facessi questo pasticcio. Quindi, oh, ciao Katia! Katia, ad esempio, è una delle persone che mi segue, adesso io violo la tua privacy in maniera schifosa, ok? Vabbè, però dai, questo lo posso dire, che mi segui fin da quando ho aperto il canale, quindi veramente una pazienza incredibile, perché ok, è meglio che ripeta a voce, perché hai visto quello che c'è scritto si vede necessariamente il contrario, quindi non so, ma l'altra volta col filè lo vedeva, ecco, mi dai l'autorizzazione Katia, quindi Katia è una delle persone che mi segue, credo, almeno se me lo puoi confermare, dal 2013 o 14, io mi ricordo insomma che te mi hai seguito fin dall'inizio, poi su tutti i social, quindi voglio dire, ti ringrazio tantissimo perché sei una colonna portante, ecco, di questo canale, non che gli altri non siano, no, però logicamente persone che sono rimaste mi hanno trovato all'inizio, quindi hanno avuto anche fortuna, diciamo, perché comunque quando avevo tipo 100 iscritti era anche un pochino difficile trovarmi, no? Col posizionamento, perché c'è appunto questa cosa che chi ha più iscritti, è chiaro, si trova prima di altre persone. Sì, Elena, fatte tante di cose, ha fatto la bambola, ma hai fatto anche una canottiera, mi sembra, molto bella. Che mi pensi sempre, sono molto contenta.
Mi ricordo, insomma, che hai fatto un bel po' di cose, sì. No, veramente, dai. E quindi tante, tante persone che fin dall'inizio, ecco, hanno avuto questa pazienza di starmi a sopportare. Ok, allora, come dice Enza, lo ripeto quindi a voce alta. Vi stavo dicendo il multiplo. Io ho imparato l'uncinetto con te, sui social non ci sono, ma ho fatto tanti tuoi progetti. Vabbè, ma stai qua, no? Anche YouTube è un social, quindi. Sì, lo so, anche Patrizia, infatti, è da tanto tempo. Metti magari, che ne so, qualcosa sulla pagina adesso che posso, che puoi, perché l'ho messa io l'impostazione. E mi sa che qualcuno di voi ha fatto per ultimo il gilet, ho fatto la borsa con le piastrelle di cuscino, la canottiera, un vestitino per bimba che non è nell'armadio ma nessuna bimba, non fa niente, quello come vi dicevo l'altra volta, non fa, ciao gomitolo creativo, non faceva nulla se imparate delle cose e poi stanno nell'armadio perché comunque. L'altra volta dicevo, lo puoi dare in beneficenza, lo puoi regalare a un'amica che è una bimba, alla figlia di qualche amica, lo puoi guardare te, metterlo alla bambola, darlo alla bambola di un'eventuale tua nipotina, cioè lo impari, ti piace farlo perché è carino, lo tieni lì e che ne so, potrai insegnare questa cosa che hai imparato a qualche altra persona, quindi qualsiasi cosa si faccia poi, a prescindere che serva o meno. È importante se uno poi si diverte, io adesso sto a fare le case delle bambole, no? Ma a chi servono poi alla fine? In questo momento servono a me per divertirmi e anche per andare live su un altro coso che poi vi dirò in seguito, ok? E perché ci sono tante persone anche lì che fanno queste miniature, queste cose. Però poi alla fine non è che ci giocherà nessuno con queste cose, con questi modellini. Io ho fatto i bagaglini, un successione. Che successore, un successone grazie a te. Sì, grazie a te e i bavaglini sono andati bene. Io pensate che le cose che sul mio canale sono andate bene sono sempre scaturite da idee di altre persone, quindi praticamente quello che piace a me non piace a voi. Ecco, i bavaglini io non avrei voluto neanche metterli perché ho pensato, vabbè, ma chi è che li fa più i bavaglini di uncinetto quando no, si trovano a due soldi dappertutto? Vabbè, però è proprio questo invece l'importante, nel senso che non trovandosi in giro diventano anche preziosi, proprio è il coso della perla, no? Sapete perché la perla è preziosa? Perché non se ne trovano tanti in giro. Quindi è lì, è quello il fatto che ce ne siano poche a far salire il valore. Se ce ne fossero tantissime, avrebbero meno valore. E quindi il bavaglino, stessa cosa, non li faceva più nessuno. Abbiamo ricominciato a farli, sono piaciuti, mi sono venuti anche carini, perché non dirlo? E poi sono andati. È sempre meglio ripetere una spiegazione una volta di più. Grazie per. Ah, io di questo, guarda Agnese, sono la maestra della ripetizione fino all'estrema pazienza vostra. Alcune che vengono qua, poi se ne vanno, mi vengono a sfottere, tipo, ma piantala, smettila. Sì, hai fatto anche i pizzi a punto ragno, Katia, ma come no? Cioè, ma tu hai fatto tutto. Io ho fatto 600 video, ma tu avrai fatto 600 lavori. No, 600 no, perché ogni video non è che ho fatto un lavoro ogni video. Io spezzetto anche, oltre a essere lenta, no? Dicevo, chi viene qua un'altra sola dice, ma che lenta. Allora, se vuoi stare qua, devi stare tranquilla, perché io le cose le ripeto sia per me, che sono un po', no? Sia perché io ho bisogno per me di ripetere tante volte, quindi credo ci sia anche qualcun altro come me. Allora, ho perso un po' di cose, ho fatto i bavaglini, l'abbiamo detto, ripetere, abbiamo detto, importante è divertirsi, anche i bavaglini, li feci anni e li ho anche regalati, vedi, è servito per regalarli, ti capisco, io lo faccio prima di tutto per me e poi regalo, certo, va bene, questo anche come vuoi, puoi fare come vuoi, però dicevamo regalare perché no? Se vogliamo fare qualcosa che non ci serve, tipo sandalini, scarpine per bimbi, non abbiamo bimbi a cui darli. Se poi, che ne so, c'è un'amica tua che fa il battesimo,
che ne so, glielo puoi dare, ma che ne so, poi vedi te, insomma. Certo, non è che devi necessariamente regalarli, te li tieni, puoi anche stare a guardare, perché voglio dire, mica. Con questo, ecco, possiamo fare sciarpe, stole, ma ci possiamo fare anche il maglione, necessariamente, perché comunque io con questi cosi traforati dico sempre, ci facciamo la parte dove non stanno gli aumenti, no? Perché così noi abbiamo il multiplo da rispettare, va bene, ma se non ci sono aumenti in una porzione, mettiamoci le cose, i lavori traforati. E cosa c'è di più bello di lavorare e chiacchierare in compagnia? Io qui non trovo nessuno che ami sferruzzare. No, no, ci dicono che siamo delle vecchie signore, tutti, a prescindere dall'età. In Italia però, perché io stanotte guardavo su... non ve lo posso dire dove, qui su YouTube, dire quel social forse è un pochino compromettente, ma non perché sia chissà che cosa, perché sono un attimo un po' in competizione, quindi delle ragazze dagli Stati Uniti che tranquillamente loro sferruzzano tutta la notte, per loro che è giorno, è chiaro, qua da noi erano le 8 di sera, qua da me erano le 8 più 6, le 2 di notte, vabbè. E quindi, là, anche in altri paesi europei, in Russia, fanno tranquillamente. Un maglioncino da vecchia signora. Hola, vedi, c'è anche qualcuno quindi di spagnolo, però io lo spagnolo non lo so parlare, anche quello, quindi tra il portoghese e lo spagnolo non lo so parlare, però capisco, si capisce, dai. Come non si capisce, cioè mica tutto, se vi mettete a parlare veloci tra di voi, no, però se lo scrivi oppure lo parli lentamente con cose facili, insomma lo capisco, dai, facciamo, altrimenti poi dovete andare a preparare la cena come l'altra volta, dico, stavolta inizio prima, così facciamo e poi non è, però continuate a scrivere, tanto vi vedo se volete scrivere qualcosa. Quindi ho detto un multiplo di 10 più 11, quindi ho fatto 31 per stare insomma in una misura così. Filo a caso, ferri, numero che ho preso, il 4, e poi ecco metterlo o nelle parti dove non ci sono gli aumenti, perché che ci stiamo a impazzire a fare il conto degli aumenti, su. Ci sono sempre nelle galottiere, maglioni, cose, parti, no? Dove non dobbiamo fare aumenti. Ma anche una copertina questa qua, perché no? Per bimbi. Adesso il colore, vabbè, un coloraccio, perché questo era per campione, roba che ho qua per campione, per fare i campioni. Grazie mille per le sue... No, sue no, dimmi tue assolutamente, perché altrimenti... Mi chiedo se il punto si lavora sui ferri circolari adatto al maglioncino. Allora, dammi del tu, mi raccomando, Luisa. Allora, no, questo si lavora con tutto quello che... Nel senso, lo puoi lavorare con tutti i ferri. Io questi corti per esigenze di telecamera, come vi dico sempre, misurano 25 centimetri. Questi, però ci ho fatto questo maglione, per cui pensate, il 42... ci si fa, perché comunque no, adesso vabbè non vedete perché, però messi insieme fanno 50 centimetri, quindi di maglie qua 90, ce ne va più, perché queste mi sembra quante ne abbiamo messe, vabbè non mi ricordo perché proprio, e quindi tutti i ferri, se tu intendi ferri circolari perché bisogna fare il coso, no, non dobbiamo chiudere, quindi tu che vuoi fare il top down, cioè top down questo... Come ti viene dopo? No, cioè no, non stiamo a mettere cose perché poi altrimenti io impazzisco. Cioè, no, no, perché top down devi lavorare sempre al dritto, qui devi alternare dritto e rovescio. No, poi non è detto, perché si può anche tornare indietro. Senti, non lo so. Chiuso non l'ho provato, quindi non mi far sbilanciare, perché ti direi qualcosa che veramente... No, poi sullo sprone ci sono gli aumenti, no? Come fai? No. Cioè circolari, se li lavori, insomma, se ce l'hai circolari ci lavori come vuoi, ferri lineari. A stare a chiudere col magic loop, no, adesso no, perché se ci fai gli aumenti per qua, no, se lo metti qui, dopo ti viene così al contrario, però poi devi fare andata e ritorno, no. Non lo so, non farmi dire stupidaggine, perché sennò dopo mi criticano, dai, più dell'altra volta. Oh, grazie, questo guarda
veramente semplice. Forse è la combinazione di sti colori che lo fa apparire carino. Ah, no, no, non è, aspetta, mi sbaglio, è l'altro, quell'altro che abbiamo fatto, che è il modello base. Questo è il coso, quello con la spalla all'inglese. Aspetta, dov'è la spalla? Vabbè, non la vedete, comunque sta qua la spalla, qua più giù, la spalla all'inglese, quindi già qualcosa di un pochino differente rispetto a taglio classico, però è facile, visto ci sta tutto, vi ho segnato tutti gli aumenti di diminuzioni, cose precise, c'è pure scritti tutti, quindi dai. Allora, 31 maglie, le avviamo con i ferri. E con che, se no dice. Ok, questo lo sapete fare, no? C'è qualcuno che non sa avviare le maglie? Credo di no. C'è un video con tutti, adesso faccio la pubblicità a tutti i miei video, con i vari metodi con i quali avviare la maglia. E io preferisco questo, però ce ne sono tanti, ognuno poi fa come vuole, non c'è quello giusto e quello sbagliato. Poi un conto invece è quando dovete avviare con il tubolare. Sì, la manica, ma c'è anche... Ah no, vabbè, ma lì si chiacchierava. Sì, c'hai ragione. Ma l'hai vista qua o su... Qua l'hai vista, sì. Eh sì, l'ho messo anche qui perché... dicevo, sui video tutorial c'è anche l'avvio con la maglia tubolare. Quella è un'altra cosa, nel senso che se noi vogliamo iniziare con... sì, fallo sto maglioncino perché impari la manica all'inglese se non la sai già fare e ti assicuro butta bene. Poi una volta mi faccio la foto per farti vedere la parte dietro come sta, ma mi stava perfetta sulla spalla. Però l'abbiamo con l'aiuto da casa che ho chiamato l'altra volta l'abbiamo rifatto. Guarda la manica due volte riprogettata, ok? Perché mi era venuta un po' lunga, non lunga, larga di coso qua, di giro manica, non mi andava bene, non mi piaceva. Allora ho chiamato l'aiuto da casa, perché io chiamo l'aiuto da casa e non mi vergogno. Tanto mi sfottevano già da prima, mi dicevano, alla mamma che le insegna. Quindi io non l'ho mai nascosto, eh. Per cui mamma, nonna, ora purtroppo mia nonna non c'è più, però la mia nonna e le mie zie, ma chi l'ha mai nascosto? Cioè voglio dire, io non è che mi vergogno perché qualcuno poi alla fine, se non so fare qualcosa, mi aiuta, eh? Se mi aiutate voi, per me va bene, anzi più persone mi aiutano. Una signora c'è stata che mi ha dato un aiuto veramente grandissimo, ma anche altre, però questa qua è veramente grandissima, grandissimo, perché io stavo al mare. In vacanza, pensate. E su certo che come no, impari tranquillamente. Allora, dicevo, su uno dei primi vestitini, questa signora poi, la quale di solito quelle che sanno fare di più sono sempre le persone che vengono a farti qualche appunto in maniera educata. Ecco, chi invece non sa fare nulla, viene qua a criticare, a dire la mamma che l'aiuta. E vabbè, però dai, tanto ripeto, a me non è che poi alla fine. E 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, quindi ne togliamo una perché devono essere 31. Ok, quella signora che invece era molto brava e mi ha detto che faceva la sarta da tanto tempo, insomma, tutto. Mi ha detto che mi diceva: insomma, guarda, scusami, ti vorrei fare una perché un appunto, insomma, perché vabbè, qui mi sono venuto un po' brutto, ma non me le fate rifare perché ho tirato un po', dai, su. Ti volevo fare un appunto perché sulla chiusura, sulla abbottonatura, insomma. Quando stai, se la fai da uomo o da donna, no? Destra su sinistra, sinistra su destra. Sul davanti, sul dietro devi fare l'opposto perché comunque quella da donna, se adesso non mi ricordo com'è perché la devo guardare, mettiamo che sia così, poi non è così sicuramente, no? Sul dietro è così, eh? Ciao Carmela,
l'opposto, non bisogna fare com'è davanti, capito? Bisogna scambiarla, non dietro è quella da uomo, davanti è quella da donna, è sempre da donna, solo o da uomo che sia, solo che posteriormente, ad esempio, era il vestitino che era aperto dietro, avevo fatto lo stesso ragionamento sul davanti, no? Sul dietro, invece sul dietro, sugli schemi, ripetere asterisco asterisco le volte che ti servono, questo significa seguire quindi il multiplo. Ok, quindi io devo iniziare, dai, siamo pronti, facendo un dritto, adesso ve lo dico, così chi se lo vuole scrivere, se lo scrive, se lo tiene lì, così se sbaglio poi me lo dice. Allora, un dritto, un gettato, un accavallato, 5 maglie al dritto, 2 maglie insieme al dritto e un gettato, ok? E poi finire con un dritto, quindi adesso che lo faccio, io lo dico e basta, non chiacchiero, perché poi mi sbaglio, e succede il patatrac, perché qua non ci sono ferri intermedi, solo l'ottavo e il sedicesimo sono al rovescio, gli altri no. Quindi una maglia al dritto, ok, così. Poi devo fare un gettato, eccolo qua, un accavallato semplice, per cui prendo questa maglia, faccio la maglia successiva al dritto e poi accavallo la prima sopra quella che ho appena lavorato, quella non lavorata sopra quella che ho appena lavorato, sto un po' scomoda però vabbè. Poi 5 maglie al dritto, quindi una, 2, sto un po' scomoda parecchio però, 2, 3, 4 e 5, ok, poi 2 maglie insieme al dritto, queste saranno brutte da prendere qui davanti perché non posso piegare i ferri più di tanto, 2 maglie insieme al dritto e abbiamo detto un gettato. Ok, questa è la cosina da ripetere 3 volte, quindi noi ricominciamo con un dritto, un gettato, un accavallato, 5 maglie al dritto, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie al dritto, 2 maglie insieme al dritto, e poi devo fare il gettato così per la terza volta. Adesso ripetiamo, quindi un dritto, il gettato si fa così, si mette il filo sul ferro semplicemente, poi l'accavallato semplice si fa in questa maniera, cioè si prende questa maglia senza lavorarla dal ferro di sinistra a quello di destra, poi si lavora la maglia successiva così e poi si passa quella che non abbiamo lavorato sopra quella che abbiamo appena lavorato. Ok, quindi è semplice, poi alla fine anche l'accavallato, si chiama accavallato semplice, per cui vabbè, ecco, le battute le togliamo di mezzo. Poi dopo l'accavallato bisogna fare 5 maglie al dritto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie al dritto, e poi 2 maglie insieme al dritto, stavo tremando, perché dico ecco ho sbagliato subito al primo ferro, no, invece no, perché ci sono 2 maglie insieme al dritto che sono queste, e farle da questa posizione così strana è veramente difficile. Poi ecco, quando finiva, no, col gettato e poi bisognava ripetere, invece siccome abbiamo finito, sullo schema c'è scritto il ferro finisce con un dritto, quindi noi finiamo con una maglia al dritto. Ok? Quindi ripetuta la cosa che sta tra gli asterischi 3 volte, farai una live ogni sabato. Allora, io stavo dicendo prima, quando non c'eri, che faccio la live quando sto messa bene con l'umore, quando sto tranquilla, quando sto contenta, dai, quando non sto sull'arrabbiato, sul triste, sull'ansioso, ma che ne so, dai, quando stiamo contenti e felici, o quando me lo chiedete, che ne so, se voi chiedete, andiamo live, a me queste cose del YouTube lo dice sempre, siate regolari con le pubblicazioni, siate...
Ragazze, io mi metto un'ansia, un'angoscia questa cosa che andiamo live quando ci pare, ok? Ok. Quindi, ok, primo ferro l'abbiamo fatto. Poi, il secondo dice, ecco qua invece, il secondo dice che devo iniziare con un rovescio, quindi il rovescio lo devo fare solo una volta all'inizio. E poi devo ripetere il modulo 3 volte, infatti, no, qui era dove finivamo col dritto. Quindi adesso qui dobbiamo iniziare col rovescio. Sorrido di quello che scrivete nel frattempo. Quindi è chiaro, questa qua la facciamo, il rovescio, e poi ripetiamo il modulo invece che c'è tra gli asterischi 3 volte. E questo modulo, ve lo leggo, è, se lo volete scrivere, 2 maglie al rovescio, 5 maglie al dritto e 3 maglie al rovescio. Quindi è molto molto facile. Quindi, questo, dicevo, è la cosa che bisogna fare una volta sola, questo rovescio qua. Poi invece ci sono, ecco qui il modulo da ripetere, facciamo 2 maglie al rovescio, quindi 1 e 2, 5 maglie al dritto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, 3 maglie al rovescio, 1, 2 e 3, 3 maglie al rovescio. Poi ripetiamo, quindi nonostante noi abbiamo fatto 3 maglie al rovescio dobbiamo ripetere, quindi facciamo 2 maglie al rovescio, 5 maglie al dritto, 1, 2, 3, 4 e 5, e 3 rovesce, 1, 2 e 3. Ripetiamo per la terza volta, quindi ce n'erano, no? Altre 2 al rovescio, quindi 1 e 2. Poi 5 maglie al dritto, vado piano, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 maglie al rovescio, che per fortuna me le trovo e quindi non ho sbagliato neanche il secondo ferro. Io rido e poi vedremo, oh eccolo, gli errori che farò, speriamo di no, perché qui non si raccapezza nulla se uno sbaglia, Trovo che sia una bellissima cosa che le mamme o le nonne tramandino tutto il loro sapere, secondo me anche, però ripeto, chi poi sfotte. Va bene, allora, dicevo, qua ci vuole anche il filo di sicurezza, Nel senso che facciamo tutti questi 16 ferri, quanti sono? Poi però ce lo mettiamo adesso, li faremo, poi che ne so, vediamo quanta gente c'è e tutto fin qua. Poi sarebbe bene qui mettercelo, dove sto? Mettercelo il filo, perché, vedete, vi dicevo, come ferri rovesci, stavo al secondo, no? Sì, come ferri al rovescio ce ne sono solo 2, all'ottavo e al 16esimo, quindi è lì che più o meno si può poi andare a recuperare, perché i gettati, dove ci sono fuori cose, stare... non si danno le perle, eccetera, eccetera. Che significa? Allora, quando noi abbiamo questi fori, questi lavori traforati, andare a riprendere il gettato è un'avventura, Quindi, se magari siamo qua, no, qua, tanto più qua, e sbagliamo, dopo un disastro. Quindi è meglio mettere il filo, in modo che se uno sbaglia qui va a disfare fino a dove c'è il filo tranquillamente e poi lo rifà. Mia mamma non lavora, ma mi ha invogliato ad iniziare con l'uncinetto con l'aiuto di una vicina di casa che ricordo sempre con tanta gratitudine. Sì, perché no, giusto, anche le vicine di casa. Io no, le vicine di casa sì, ce n'era qualcuna, ma ho imparato
no, preferibilmente, principalmente dai queste mie parenti, diciamo, perché loro una faceva la sarta anche di mestiere, va bene, le altre no, tutte per hobby. E quindi volevano dedicarci proprio tempo. Io invece ti invidio se hai avuto le nonne e zie. Sì, le nonna una no, purtroppo, poverina, perché è venuta a mancare prima che nascessi, però ha lasciato tantissimi lavori che magari un giorno vi faccio vedere. Quella là era proprio brava perché aveva imparato dalle suore, cose così, il ricamo, quindi vabbè, non vi dico. E l'altra mia nonna, no, vabbè, è vissuta fino a 100 anni e 6 mesi, quindi ho avuto tutto il tempo per stare con lei. Poi un'altra mia zia, no, ci lavorava, però non faceva lei le cose, le sapeva fare, ma lei, diciamo, lavorava per un brand, e per due ha lavorato, e faceva più quella lì, tipo, oggi si direbbe manager, tra virgolette. Quando lavorava lei era la tipa che, insomma, faceva i contatti, insomma, con le persone che chiedevano, tipo giacca a vento, cose così, insomma, era una cosa famosa, insomma, che stava qua in Umbria, un brand famoso. E però faceva e sapeva fare, non lo faceva più perché facevano altri, però sapeva fare anche lei. Poi tutte le sorelle di mia nonna, chi l'uncinetto, chi il cucito, poi a una certa età loro sapevano comunque sistemarsi una gonna, fare pantaloni, le calze, insomma, sapevano fare, perché comunque, ripeto, mia nonna 100 anni e 6 mesi, era del 14, mi sembra, mia nonna, e quindi non dico si è vissuta tutte e due le guerre, però i postumi di una e tutta l'altra, quindi comunque, no, calze, camicette da sistemare, colletti, i polsini degli uomini, cambiarli, fare cose, questo lo sapevano fare perché lo dovevano fare, in quanto le cose non si trovavano, ecco. Ok, allora abbiamo fatto il secondo ferro, adesso ci dedichiamo al terzo, che invece inizia sempre con robe tra asterischi, e quindi le facciamo tre volte queste cose, che sarebbero il terzo ferro: due maglie al dritto, un gettato, un accavallato, tre maglie al dritto, due maglie insieme al dritto, un gettato e un dritto, quindi un bel moduletto. Lo ripeto, due maglie al dritto, un gettato, un accavallato, tre maglie al dritto, due maglie insieme al dritto, un gettato e un dritto. Se qualcuno lo vuole scrivere magari in chat, così chi non è, se lo trova, io non me lo fate scrivere perché devo pigliare anche la tastiera, poi dopo, vabbè. Comunque, terzo giro era questo qui. Adesso lo andiamo a... scusate, ferro, non giro, almeno utilizziamo il linguaggio consono, però vabbè. Allora, due maglie al dritto, quindi una e due. Poi c'è un gettato, quindi mettiamo il filo qua sopra così. Poi un accavallato semplice, quindi prendiamo questo da un ferro all'altro senza lavorarlo, lavoriamo la maglia successiva e accavalliamo questa sopra quella che abbiamo appena lavorato. Qui vedete, si vede la parte dove bisogna fare questo accavallato semplice, quindi non si può sbagliare, perché quando arrivi qui lo vedi che c'è da fare l'accavallato. Poi tre maglie al dritto, quindi una, due e tre, ok, tre maglie al dritto, poi ci sono due maglie insieme al dritto e un gettato. Questo era il modulo, no? Poi lo dobbiamo ripetere ancora una volta, quindi due maglie al dritto, una e due, un gettato, un accavallato, eccolo, no? Vedete, si vede bene qua. Quindi questa la lavoro e questa la passo sopra l'altra, così. Ah. Sì. Tre maglie al dritto, una, due e tre. Due maglie insieme al dritto, ma prima le ho fatte due maglie insieme al dritto? Ma sicuro?
me lo ricordo, e non lo fate prima, è un gettato. Ma le ho fatte due maglie insieme al dritto? Ecco che c'è l'errore, eh? Boh, è un gettato. Poi, no, un gettato e un dritto. Eccolo l'errore, io lo sapevo che c'è prima o poi l'errore, eh? Un gettato e un dritto. Oh, semmai bisogna rifare tutto. Francesco, devo salutarti, la famiglia aspetta la pizza, è stato un piacere, a risentirci alle prossime, grazie per la tua disponibilità, buonasera a tutti e a tutte. Sì, anch'io l'ho già impastata, non ci crederai, dice questo adesso lo dice così. L'ho fatto l'impasto perché è sabato, è chiaro, sabato pizza, quindi adesso si lievita e poi dopo lo mangiamo. Io non mi ricordo di aver, ciao Katia, non mi ricordo di aver fatto le due maglie insieme, vabbè. Tanto papà ci rimetto subito semmai a rifarlo, dai. È un dritto. Quindi adesso due maglie al dritto, ricominciamo con due maglie al dritto. Ok? Poi un gettato, un accavallato. Tre maglie al dritto. Una, due. 3 maglie al dritto, 2 maglie insieme al dritto, ma io queste non me le ricordo prima. Un gettato, un dritto, e infatti finire con un dritto. No, Fra, no, ma perché tutte le volte devi fare le figure? Ma perché tutte le volte devi fare le figure? No, perché tutte le volte devi fare le perché non riesco a parlare e a fare. Tutte le volte faccio le figure, tutte le volte. Tutte le volte. Io non me lo ricordavo che non l'avevo fatto quel coso. Ma non lo riprendo, vabbè. Sto zitta perché guarda, una, due, tre, quattro, cinque, sei, ma com'è normale? Due, quattro, sei, sette. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30 e 31. Quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 26, 28, 30, 31. Tanto qui li abbiamo rifatti, l'abbiamo fatto prima, no? Non va bene che ti sei giustificata. Ma è normale, si parla. Allora, dai, coraggio, non ti arrabbiare, rifà, rifà, Penelope, giusto, Penelope. Allora, mannaggia, che nervi. Allora, ragazze, per cortesia, adesso mi metto seria. No, stavo seria anche prima, però
Vabbè, allora, un dritto, un gettato, ok? Un gettato, poi un accavallato, 5 dritte, una, 2, 3, 4 e 5, due insieme al dritto, un gettato, un dritto, un gettato, un accavallato, cinque maglie al dritto, una, due, tre, quattro, cinque, due maglie insieme al dritto, eccole qui, un gettato, un dritto, un gettato, un accavallato, 5 maglie al dritto, 1, 2, 3, 4, 5, 2 insieme al dritto, sì, 2 insieme al dritto, fra un gettato e finire con un dritto. Ok, primo ferro fatto. Va bene, quindi primo ferro fatto. Adesso secondo, dai. Poi vi rispondo se ci sono cose perché veramente le figure, quindi era rovescio, rovescio, poi solo questa, poi due maglie rovesce, quindi una e due maglie al rovescio, 5 maglie al dritto, una, due, tre, quattro e 5 maglie al dritto, 3 maglie al rovescio, una, 2 e 3, poi ancora 2 maglie al rovescio, 1, 2, 5 maglie al dritto, 1, 2, 3, 4 e 5, poi 3 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 2 maglie al rovescio, 1, 2, 5 maglie al dritto, 1, 2, 3, 4 e 5, 3 maglie al rovescio e ci sono una, due e tre. Non vorrei che ho sbagliato a scrivere qualcosa. Allora, no, adesso non è che non mi do, sì, sto dando la colpa alla chat. Allora, no, non è questione. E tanto sto tornando al terzo ferro, quello dove state voi praticamente, perché ho sbagliato e quindi. Allora, ciao, mi è tutto chiaro, grazie, i nipoti mi aspettano. Ciao, dai, dopo lo trovi tanto questo. Ok, allora, secondo, no? È fatto. Adesso il terzo è dove ho fatto il pasticcio perché è più lungo. Quindi io adesso io non so se cancello quello che faccio. No, non cancello, dai, ci provo. Questo però facciamo piano. Ciao ciao, buon lavoro, ciao Stella. Allora, quindi che facciamo, veloce o piano? Ve lo dico, così magari. Allora, due maglie al dritto, l'asterisco, le cose dell'asterisco da ripetere sono, sperando che siano giuste, due maglie al dritto, un gettato, un accavallato, tre maglie a dritto, due insieme al dritto, un gettato e un dritto. Ecco, dopo vedremo quello che bisogna fare. Quindi, ci metto un segno, che faccio? Non lo so. Vabbè, quindi due maglie al dritto. Via, due al dritto. Una e due, poi un gettato che è questo, l'accavallato che è questo qua. Ok, tre maglie al dritto, quindi una, due e tre, due maglie insieme al dritto, eccole, quelle che prima non avevo fatto, secondo me, un gettato e un dritto. Io quelle non le avevo fatte prima. Poi due maglie al dritto, una e due, un gettato, un accavallato, semplice, questo qui. Poi tre maglie al dritto, una, due,
3, 2 maglie insieme al dritto, qui mi sono accorta che non avevo fatto quelle prima, un gettato e un dritto, poi ancora 2 maglie al dritto, 1 e 2, poi un gettato, un accavallato, un accavallato bruttino, 3 maglie al dritto, 1 2 3, 2 maglie insieme al dritto, 2 maglie insieme al dritto, eccole qui, un gettato, un dritto e ho finito il modulo. Poi che diceva, vediamo, terminare con un dritto. Oh, finalmente terminare con un dritto, l'abbiamo fatto anche il terzo ferro. Non avevo fatto le 2 maglie insieme al dritto, ci sta, no, ci sto io, non è che ci sta nei miei, diciamo, nel mio target, ecco, fare queste cose. Andiamo piano, se no da qui in poi non possiamo disfare più, perché veramente ci va. Allora, quarto ferro, un rovescio che bisogna fare solo all'inizio. Poi il modulo da ripetere è 3 maglie al rovescio, che è brutto qua. 3 maglie al rovescio, 3 al dritto e 4 al rovescio. Quindi un rovescio subito, qui. Il modulo da ripetere 3 volte, 3 al rovescio, 3 al dritto e 4 al rovescio. Quindi questo dovrebbe essere semplice. Un rovescio e lo lasciamo lì dov'è. Poi 3 maglie al rovescio. Quindi 1, 2 e 3. 3 maglie al dritto, quindi 1, 2 e 3. Poi 4 maglie al rovescio, 1, 2, 3 e 4. Ripetiamo ancora, 3 al rovescio, 1, 2, 3, 3 al dritto, 1, 2, 3 e 4 al rovescio, 1, 2, 3 e 4. Per l'ultima volta, 3 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 3 maglie al dritto, 1, 2, 3. Viene il panico quando arrivo qui, e 4 maglie al rovescio che ci sono, quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, quindi vi ripeto il quarto ferro, che era un rovescio. Ciao, come si chiama questo punto? No, non ripeto, non lo so, perché è questo, abbiamo fatto il quarto ferro, è questo qui, perché l'ho preso su un prontuario vecchissimo, il titolo non ce l'ho scritto sul coso, ma era sullo schemetto qua che sto seguendo io, me lo sono scordato, e però non credo abbia un nome, cioè credo avessero messo un nome tipo a intuito, rombi incrociati, rombi traforati, metti tipo questo, Teresa, non credo fosse, è una combinazione semplicemente di gettati, avete visto, accavallati, maglie insieme, quindi diminuzioni e aumenti, perché poi le diminuzioni, no, sono i gettati e le maglie insieme, scusate, gli accavallati e le maglie insieme, e gli aumenti sono i gettati, in modo che rimangano sempre 31 maglie, si vanno dove c'è il buco, poi che è l'aumento, poi dopo ci sono le maglie insieme, no? Che sono queste, sono gli accavallati, questi da questa parte così, cioè scusate, adesso ve li cerco, questi qua, ecco, questi, quindi, che le maglie insieme, che sono quest'altra da quest'altra parte, quindi queste sono tutte diminuzioni. Questi fori sono gli aumenti, tutti i gettati, questi qua, per cui combinazioni di aumenti e diminuzioni, ci sono i fori e quindi
E quindi poi vengono questi rombetti qua, dove poi questa parte è maglia rasata normale, maglia rasata, mentre questa è, credo, non legaccio perché facciamo dritto e rovescio, forse è maglia rasata rovescia, no, oppure maglia legaccio, non, ci devo non lo so, non mi voglio sbilanciare. Questa qui che cos'è? Vediamo un po'. No, è maglia legaccio, si vede la differenza, ok. Non lo so, se così lo vedete meglio, questi rombetti, così si vedono meglio necessariamente, un po' così. C'è questa parte, no, così no. Quindi, ecco, questa parte a maglia rasata, questa a maglia legaccio, poi viene alla fine. E queste sono le diminuzioni fatte o con gli accavallati o con le maglie insieme, e questi sono gli aumenti fatti con i gettati, questi fori, e vengono insomma sti rombetti, ecco. Ok, rimane comunque sul canale, il quarto ferro, quindi l'abbiamo fatto, dobbiamo fare, e se volete scrivere il quinto. Praticamente il quinto è così, tra gli asterischi, quindi subito le cose da ripetere. Questi sono un pochino quelli che mi danno un po' più fastidio, perché non c'è la prima maglia, no vabbè. Comunque, tre maglie al dritto, un gettato, un accavallato, un dritto, due maglie insieme al dritto, un gettato e due maglie al dritto. Ecco, questo bisogna fare per tre volte. Quindi adesso io lo faccio un po' veloce, perché altrimenti mi sbaglio, no? Però tanto ce l'avete, ve l'ho appena detto, quindi ve lo ripeto. Tre dritto, un gettato, un accavallato, un dritto, due maglie insieme al dritto, un gettato e due al dritto. Quindi, tre maglie al dritto. Una, due e tre maglie al dritto, un gettato, un accavallato, un dritto, due maglie insieme al dritto, un gettato e due maglie al dritto, quindi una e due. Ok, l'abbiamo ripetuto una volta, avete visto? Qua abbiamo fatto l'accavallato semplice e qua abbiamo preso due maglie insieme al dritto, per fortuna. Rifacciamo l'asterisco, quindi ricomincia con tre maglie al dritto, una, due e tre, poi c'è il gettato, poi c'è l'accavallato, eccolo, ok, infatti va sopra l'accavallato, poi c'è un dritto, due maglie insieme al dritto, ecco l'altra diminuzione, poi per forza ci devono ci deve stare il gettato e poi due maglie al dritto, una e due, e l'abbiamo ripetuto due volte. Adesso l'ultima volta facciamo tre maglie al dritto, quindi una, due e tre maglie al dritto, sì, è l'ultima volta, quindi un gettato, l'accavallato semplice, ok, un dritto, due maglie insieme al dritto, poi qua ci deve stare il gettato e due maglie al dritto, una e due. E poi il tutto c'è scritto deve terminare con un dritto, e fortunatamente ci termina con un dritto, quindi sospiro di sollievo, il quinto ferro l'abbiamo fatto, l'ho fatto, cioè, perché voi non avrete neanche sbagliato l'altro. Ciao Cesco, com'è? Ci darai uno schema, così sarà più semplice per una come me che non sono brava, sto imparando sui tutorial. Ci sarà il tutorial, credo lo farò, perché tanto ormai l'ho fatto, il punto. Ci sarà sia quello dei cuoricini, sia quello delle, sia questo, no? Quello che facciamo in live, poi più o meno è quello che metto sul canale. E rimane anche qui, quindi ripeto, se qualcuno vuole scrivere, che se la guarda sta live adesso in chat, i giri, i ferri, lo può fare, no? Per esempio quinto ferro, ve lo scrivete, così chi magari guarda la chat lo segue da lì, Avrei potuto anche fare una scritta qui che passava, ma poi c'era anche, io contavo molto su questo. Aspettate, dovevamo fare il quinto, l'avevamo fatto, no? Quindi ecco, anche per questo, vedi, se mi davate una mano, io sì, ho messo il segno, ho messo tutto, però vabbè,
contavo su questo schemino qui, però si vede al contrario. Quindi, ok, allora, sì, comunque trovi tutto, la live rimane. Ok, sesto, no? Dobbiamo fare sesto ferro che inizia con un rovescio fuori dall'asterisco, poi ripetere per tre volte la cosa tra asterisco, quindi 4 maglie al rovescio, un dritto e 5 maglie al rovescio, questa cosa per tre volte. Quindi adesso mi faccio sto rovescio qua, che è praticamente, no, rimane e tutto. Poi dopo ti dico, perché stavo per dire a Teresa che sì, te hai bisogno di, però secondo me se ti mettevi anche a fare un po' con me, mo adesso vabbè stasera non fa niente, però ecco, brava, scrivi, brava Patrizia, perché magari io ti dettavo, capito? Buonasera, molto carino questo punto, ma sul tuo libro non c'è uno schema? Qual è il libro? Quello dove ho preso il prontuario? Sì, c'è, però quello lo schema abbiamo detto che lo interpretiamo un'altra sera. Vabbè, tu forse sei arrivata ora. Ah, ciao Barbara, sei quella dell'altra volta, no? Che hai seguito tutta la live dall'inizio alla fine, un bacio. C'è, però adesso ho chiuso la pagina, non me la ricordo qual era. Sì, ma dai, anche scritto a parole tanto uguale, no? Allora, quindi stavamo a fare il sesto. Dicevo, se qualcuno si esercitava a farlo con me, nel senso, io detto e qualcuno lo fa, non te la prendere, sfido chiunque, lavorare, leggere, commenti, rispondere e non sbagliare. No, vabbè, a me sbaglio uguale, anche se faccio una cosa sola, quindi... Allora, quindi, sesto ferro, abbiamo detto un rovescio che è questo, poi per tre volte tutto questo, ovvero 4 rovescio, un dritto e 5 rovescio. Quindi, adesso invece sto zitta, 1, 2, 3, 4 maglie al rovescio, poi un dritto e 5 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi questa una volta ancora 4 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie al rovescio, un dritto e 5 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, sono 2, per l'ultima volta 4 maglie al rovescio, 1, 2, 3, se sbaglio ditemelo subito, 4 maglie al rovescio, un dritto e 5 maglie al rovescio, dovrebbe finire così, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, ci sono tutte, quindi infatti io stasera avevo promesso a quella ragazza che stavo seguendo su l'altro social che mi sarei collegata magari quando mi arriva la notifica, così faccio con lei, insieme a lei, anche se questa qua è inglese, però parla piano, cioè lentamente, quindi si capisce, perché voglio divertirmi insieme a lei e a lei e a tutte quelle che la seguono, ecco, facciamo un po' insieme, poi magari non, se sbaglio, non la disturbo più di tanto a dire ferma di cosa, perché vabbè, la prima volta la sto seguendo, diciamo, da poco, quindi non è che ho confidenza, però mi ha detto sono molto contenta se domani sera ti colleghi, adesso saranno le 2 di notte, mettiamo l'1, che ne so, però vabbè, tanto è domenica, domani, quindi mi posso tranquillamente collegare e voglio vedere se si riesce a lavorare proprio insieme. Perché io lo sto facendo con voi, però non so, ecco, se poi la cosa può realmente, no, essere, cioè è utile perché chiacchieriamo, ci incontriamo, dai, stiamo qua così un attimo, però per me ci voglio provare stasera con, non mi ricordo, altrimenti vi avrei messo, però non è su YouTube, capito, quindi
Non è che voi non ci potete andare là. Vabbè, ve lo faccio sapere sulla pagina Facebook. Allora, quindi sesto ferro l'abbiamo fatto. Dobbiamo fare il settimo, che è di quelli un po' più impicciosi, perché è lunga la cosa da ripetere, cioè lunga è uguale a questa, però qui erano dritti e rovesci, no? Di là ci sono i gettati, gli accavallati, vabbè. A qua poi c'è l'accavallato doppio. E l'accavallato doppio l'abbiamo fatto anche su che ultimamente, che era il punto traforato? Ah, il punto traforato, ci ho fatto un bellissimo qualcosa, una cosa carinissima, che adesso non l'ho portata giù, non ce l'ho qua, ce l'ho su a casa, quindi non ci vado, dai, non vi lascio per andare su a prendere, però è veramente venuto carino questo coso che ho fatto. E questi punti infatti li facciamo, poi come dite voi rimangono per impararli eccetera, poi io però ci voglio realizzare qualcosa, ecco, quindi le fasi sono tre, nel senso imparare il punto, magari lo facciamo insieme qua, poi vi metto il punto invece sul tutorial per bene online, quindi come sempre su YouTube, e poi che cosa faccio? Ci faccio qualcosa. Poi se ci faccio una stola la vedrete, che ne so, fra un mese. Se ci faccio qualcosa di più breve la vedrete fra meno tempo. E con quello ci è venuta una cosa carinissima. E dicevo, c'era l'accavallato doppio e sta anche qui. Allora, il settimo ferro, ve lo leggo. 4 maglie al dritto, un gettato, un accavallato doppio. Ricordatevi, un gettato e 3 maglie al dritto. Queste sono le cose da ripetere. 4 maglie al dritto, un gettato, un accavallato doppio, un gettato e 3 maglie al dritto. Fra, non ti sbagliare. Quindi, 4 maglie al dritto sono 1, 2, 3 e 4. Poi, un gettato, un accavallato doppio. Allora, come si fa? Si prende sempre la maglia da qui a qui si porta, però dopo qui invece che una maglia sola se ne prendono 2 insieme al dritto, quindi così, ok? E poi si va ad accavallare questa qua sopra quelle 2 che abbiamo diminuito, no? Poi in definitiva, quindi eccolo l'accavallato doppio. Poi veniva un gettato e 3 maglie al dritto, quindi 1, 2 e 3, ok? E ci stiamo con l'asterisco. Poi bisogna ricominciare per la seconda volta, quindi 4 maglie al dritto, 1, 2, 3 e 4, un gettato che non dobbiamo dimenticare, spero che io non l'ho dimenticato, no, un gettato, l'accavallato doppio, quindi prendere questa, fare queste 2 insieme e andare ad accavallare, perfetto. Poi c'è il gettato, è chiaro, e 3 maglie al dritto, quindi 1, 2 e 3, ok? E poi ricominciamo per la terza e ultima volta, quindi 1, 2, 3, 4 maglie al dritto, eccole, un gettato, un accavallato doppio, un gettato e 3 maglie al dritto, 1, 2, 3, mi sta venendo un colpo perché qui bisogna terminare con un dritto e in effetti ce l'ho, per cui facciamo quest'ultimo dritto, ok? No, perché anch'io seguo qualcuno, più d'una, non è che dice questa qua fa le cose sue e non segue nessuno, no, io le persone le seguo. Se ci si può parlare, meglio ancora. Se invece non ci si può parlare, che se la prendono o cosano, vabbè, allora ciao. Miau, cioè, miau. Bau. Perché, scusa, voglio dire, non è che io adesso perché ho il canale, perché non posso seguire nessuno. Poi io, raga, potrei tranquillamente... Ah, non sposto, Dobbiamo fare il settimo... questo l'abbiamo fatto. Nel senso, riposo. Non vado in incognito, cioè io potrei farmi un altro account
e andarci a commentare, a fare, no? A dare fastidio sotto, tipo, vabbè, non si fa, però così senza che mi riconoscono. Invece io dovunque vado, mi presento come un cinetto fra, quindi non è che dice viene là questa, io vado e mi paleso, quindi se poi qualcuna se la prende e fatti i suoi, io sono un cinetto fra. Poi dove, vabbè, in un altro posto c'è un altro nome, perché per un altro motivo, però ve lo dirò questo, non è tempo ora, ma non è perché vi voglio tenere segreti, perché sono altri progetti che non è detto che piacciono a tutti, per cui se vi metto cose, se vi piacciono ci andate, poi se non vi piace, non vi interessa, magari lo dite a qualcuno se vi interessa quell'argomento, non c'entra niente insomma con l'uncinetto. Allora, chiedo scusa per fare una copertina che multiplo devo ripetere. Allora, come, ecco, questa è l'occasione giusta per dire del campione. Allora, io adesso le misure delle copertine non me le ricordo a memoria, dovrei guardare su qualche rivista oppure qua Google, ma non me lo fa ad aprire Google. Allora, ma copertina per carrozzina, per lettino, insomma, tu vedi che dimensioni ha, ok? Tu ci guardi da qualche parte, adesso non ti posso guardare io, ti ho detto. Quindi ci guardi, Barbara, e vedi, che ne so, non diciamo niente, quant'è che devi farla, ok? Di larghezza, parlo, perché poi i ferri, quelli, vabbè. Poi ti fai un bel campione, come ho fatto io qua. È questa quindi l'occasione per parlare del campione, e però puoi allora fare due cose. Prima cosa è, se il punto lo vuoi imparare, che pensi insomma che hai bisogno di farlo più di una volta, prendi qualsiasi altra lana, materiale, come ho fatto io oggi, sta roba che non è che non è buona, è buona, però mi è avanzata giusto questo, che ci farò mai con questo coso qua, non lo so, non ci esce nulla, quindi lo lascio per i campioni, insomma per le cose che poi faccio, la foto, la metto sul canale, eccetera. E quindi lo impari magari con una lana così, una roba che hai avanzata. Spasso successivo, se invece ti senti sicura, oppure hai qualcosa in più della copertina e vuoi subito iniziare con la roba della copertina, cioè con il filato che hai scelto per fare la copertina, fai sempre il campione, perché devi avere tu questa misura. Cioè io adesso qua il metro da Sartan, sì ce l'ho, che miracolo, ce l'ho, e non quello da miniature, da casetta delle bambole. Quindi tu ti prendi questa misura, no, che è 17 centimetri, ok? Sulla roba vera, sulla lana, quella che utilizzerai per la copertina, ok? Quindi 17 centimetri, ci sono andate 31 maglie, ci sono volute 31 maglie per fare 17 centimetri. Quindi adesso, se devi fare 34, mettiamo, non dovrai fare 34, dovrai fare di più, no? Se devi fare 34, che è il doppio di 17, tu dovrai mettere 62 maglie, però 62 maglie non va bene, perché ci serviva multiplo di 10 più 11, quindi 50, 61, quindi tu ne dovrai mettere 61, non arriverai proprio a 34 centimetri, ma dai, una maglia, sì. Quindi capito come si fa? Nel senso, tu devi fare sempre, in questo caso serve un multiplo, 10 più 1, quindi fai il multiplo di 10 più 1. Hai visto che facendo 31 divengono 17 centimetri, se lo devi ripetere due volte non farai 62 perché non è il multiplo che serve a te, ma farai 61 perché quello è il multiplo di 5 per 10 più 11, no? 5 per 10 50, più 10 60, più 1 61. Non è che sto dicendo una castroneria, ditemelo, se sto dicendo una stupidaggine, però è così. Se invece ti serve tre volte, quindi 34 più 17 quanto fa? 34, 44, 7 più 4 fa 11, raga, 54? 55? Dai, mamma mia! Allora, 34 più 11, 45,
45, devi metterci altre 10 maglie, no? Sì, perché lo devi ripetere un'altra volta, quindi devi metterci altre 31, quindi abbiamo detto prima ne dovevi fare 61, ne farai 91. 81 o 91? No, no, 91. Sì, penso di sì, no? Perché 8. Sì, per 10, 80, più ci mettiamo l'11, facciamo 91, quindi. Capito? Quindi questo è il conto che bisogna fare, visto pezzetto di carta, metro e tutto. Però ecco il campione come si utilizza, capito? Poi la lunghezza, quella, vabbè, non è un problema, perché comunque lo puoi guardare anche da qui, nel senso, io la cosa l'ho ripetuta due volte e mi è venuta alta qui, lunga, diciamo, cioè la vabbè, questa è la larghezza, questa è la lunghezza, no? 10,5 cm. Quindi, che ne so, ti serve 50 cm, sai che questa cosa la devi ripetere 10 volte. Perché io ho ripetuto 1-2 volte, per fare ancora più devi andare a fare 10 volte più queste due che ho messo io. Però vabbè, quello che ti importa, tanto ti fermi quando la misura ce l'hai. L'importante è per le maglie da iniziare, ecco, solo per quello serve poi necessariamente, perché per questo ti fermi quando sei arrivata al multiplo che ti serve. Bene, quindi continuiamo dopo la cosa del multiplo. Lo lascio qua, tanto non dà fastidio. Allora, avevamo fatto il settimo, facciamo l'ottavo che è un rovescio, quindi tranquillo, qui si va al rovescio. Ah, l'ottavo e il sedicesimo, infatti, sì, sono ferri al rovescio, quindi non dobbiamo fare nulla, possiamo anche chiacchierare, anzi, contiamo che siano 31. Ecco, questo è il momento giusto per verificare che siano 31, infatti... 70 per 90, ecco, brava che me l'hai detto Teresa, quindi se è 70 per 90, quant'era questo? 17? Vabbè, a voglia arrivare, dividi 70 per 17 e vedi le volte che devi ripetere quel coso che ho fatto io, Però non è che poi fai così, perché comunque questa è una mia con i ferri numero 4, adesso bisogna vedere che lana è te. Bisogna vedere che lana è te, quanto ti viene il campione e poi moltiplichi con i numeri tuoi. 70 per 90, ecco come dice Teresa. No, io queste cose a memoria non me le ricordo, perché non utilizzo la mente per cose che poi posso andare a guardare. So solo le scarpine per neonato a memoria, i cappellini neanche, perché le scarpine sono 8,5 di lunghezza della suola, 0,3 mesi, poi 9,5-10 per 6 mesi e 11-12 dai 6-12 mesi, ecco. A 12 mesi, insomma, 12 centimetri, ecco, c'è questo collegamento da fare, ovvero dei 12 mesi, 12 centimetri, e quindi quello me lo ricordo, ma né cappellini, né le copertine, né copriletti, né cose, ci devo sempre andare a guardare. La stola, sì, quello sì, deve essere 1,80 m lunga. La larghezza sugli 80 centimetri, no, no, meno, anche 60 centimetri. Però vabbè, vediamo un po', la stola, no, no, la stola è bella così, sui 70. Anche più, anche 80, non ho detto una stupidaggine, una stola 80 va bene, per 180 però, la lunghezza ci deve stare sulla stola, sulla sciarpa possiamo fare anche 1,60, cioè 160, ma sulla stola necessariamente 180, c'è anche chi fa 2 metri, perché beh, deve coprire bene tipo cappotto, insomma, vabbè, avete capito. Coprire, insomma, scaldare, perché la stola si mette anche l'estate, anche se è di lana magari un po' leggerina, lana sottile, no? Così la potete mettere sui vestiti tutti scollati la sera, se andate
un teatro all'aperto, oppure una passeggiata al mare che tira l'arietta, insomma, così una stola e lana fine si può tranquillamente mettere, però deve coprire, insomma, tutte le spalle, tutto, quindi le braccia, altrimenti uno ha freddo, no? E quindi le stole bisogna farle grandi. La sciarpa strettina, ma non troppo, eh? Da donna, diciamo, non troppo. Credo si possa chiamare maglia rasata con motivi a trombi, no? Per carità, non diciamo trombi sti giorni. Vabbè, allora, credo si possa chiamare maglia rasata con motivi a rombi traforati. Ma sì, ma perché no? Però c'è anche questo maglia rasata fino a qua. Fino a qui, perché ti avevo detto prima che questo, vedi, è maglia legaccio. Quindi i rombi, questi li hanno progettati, li hanno disegnati metà per metà, un pochino più di metà a maglia rasata. Poi qua ci hanno messo questa punta a legaccio. Quindi più o meno. Grazie, sei molto gentile. Quindi il multiplo è 10 più 11, poi lo sviluppo io, certo. Sì, allora multiplo di 10, no di 10 più 11, Ah, prima non c'eri, giusto? Allora, mi raccomando, non ti sbagliare qua. Cioè, tu moltiplichi il 10 per il numero di volte che ti serve, poi 11 ce lo metti una volta sola, quindi quelle 11 maglie ce le conti, magari sono queste, mettiamo, perché eccole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono queste, per fare l'ultimo rombetto, queste qua. Però questi qui, questi 10, sono queste le volte che devi moltiplicare, quindi per 1, per 2, per 3, cioè 10 per 1, 10 per 2, 10 per 3, 10 per 4, 10 per 5 e tutto fino a quello che ti pare. E poi ci metti l'11 e devi calcolare che l'11 è quasi, cioè è praticamente un altro rombetto, dai, c'è una maglia in più, però ce la devi mettere perché altrimenti il disegno non ti viene. E ce lo devi sia contare che andare a mettere queste 11 maglie. Certo, lo devi sviluppare te con la tua lana, col tuo materiale, perché è inutile se la vuoi fare per esempio più sottile con i ferri 3,5, già ti verrà, metti così, più piccolo. Se la vuoi fare, no vabbè, più spessa, anche potresti col 4,5. Quindi sì, ti viene già un pezzo così di più, perché ci sta un pezzo così, con mezzo numero in più. Poi dopo se la fai 3 o 5, quello cambia tutto proprio, te ne viene un bel pezzo in meno o in più. Sì, ma è facile, dai, il multiplo quando c'è il campione lo fai perché ti prendi il metro, lo metti lì sopra, fai così e vedi, insomma, quante volte ti va questo e ti aggiusti il multiplo. Perché come prima hai visto ci veniva 62, no? Ci veniva 62, però a te ti serve 61, 62 non ci fai nulla, anzi ti farebbe sbagliare, quindi togli una maglia. È chiaro, se ti viene 78, no, devi fare o 81 o 71. Se 71 è poco, visto che ti è venuto 78, preferisci, no, andare, cerca insomma di preferire il numero che sta più vicino a quello che viene a te, quindi a 81, non tornare indietro perché poi ti viene più piccolina. Quindi così. Spero che insomma ci siamo capite. Ok, qua eravamo rimasti al ferro numero 9, cioè dobbiamo fare il ferro numero 9, comincia con gli asterischi, quindi è quello dove è probabile lo sbaglio, è più insomma probabile rispetto a quello, no, dove c'è solamente il dritto e il rovescio. Poi alla fine, adesso sto guardando insomma che in quelli pari, nei ferri pari, c'è sempre da fare dritto e rovescio, mentre su quelli dispari c'è la roba grossa, cioè gli accavallati, gli assieme, i gettati, insomma, queste robe qua. Allora, il nono ferro, ve lo dico, sono subito gli asterischi, tre maglie al dritto, due insieme al dritto, un gettato, un dritto, un gettato, un accavallato e due maglie al dritto. E poi fuori dagli asterischi si termina con una maglia al dritto. Quindi, repeat, tre maglie al dritto, due maglie insieme al dritto, un gettato, un dritto, un gettato, un accavallato semplice e due maglie al dritto. Questo lo dobbiamo fare 3 volte. Quindi, tre maglie al dritto, che sono queste? Una, due e tre.
due insieme al dritto, quindi queste qua. Poi un gettato, abbiamo detto un dritto e un gettato, un accavallato, eccolo, accavallato, due maglie al dritto, quindi uno e due. Qui stiamo facendo allora adesso la parte, no, al legaccio. Anche qua abbiamo fatto la parte al legaccio, qui sotto, e adesso l'andremo a fare qui. Quindi il modulo l'ho ripetuto una volta. Adesso c'è la roba degli asterischi. Di nuovo, 3 maglie al dritto, quindi una, due e tre. Poi, 3 del dritto, poi era 2 maglie insieme al dritto, eccole qua. Ditemi se mi sbaglio, eh. 2 maglie insieme al dritto, un gettato, un dritto e un gettato, un accavallato, così. Oh, eccolo qui, uno accavallato e due maglie al dritto, quindi una e due, e ci può stare fin qua. Di nuovo per la terza volta, 3 maglie al dritto, una, due e tre. Poi facciamo 2 maglie insieme al dritto, 2 maglie insieme al dritto, 2 maglie insieme al dritto, un gettato, un dritto, un gettato, speriamo bene. Oh. No, non mi dite, eh. Un accavallato, un accavallato, vediamo un po', un accavallato, due maglie al dritto. E terminare con un dritto, sì. Uff. No, Fra, calma, calmati. Ecco. Tranquilla e fai l'ultimo dritto. È andata bene. È andata bene. È andata bene. Perché qui cambia il lavoro, dalla maglia rasata qua torna quella che dicevamo prima, cioè la maglia legaccio, la parte del rombetto a maglia legaccio, quindi attenzione, Fra. Adesso decimo ferro, qui un po' più semplice, però non perdiamo la concentrazione perché altrimenti. Allora, per questi lavori, io anche per le altre live, preparatevi sempre cosine tranquille, quindi un gomitolino, ripeto, che avete vecchio, insomma, avete capito, cose avanzate, così per imparare, perché non vi faccio comprare cose, a parte che non vi faccio comprare mai nulla, ok? Né mi metterò mai a farvi comprare nulla, però. E quindi ognuno compra quello che vuole, cioè più che, insomma, io, vabbè, comprate quello che vi pare. Però, visto che stiamo qui così, insomma, facciamo, no? Con cose che abbiamo in casa, cose fatte in casa. Allora, qui c'è da iniziare con un dritto, eh? E poi da ripetere 3 volte le cose tra asterisco, quindi 2 maglie al dritto, 5 maglie al rovescio e 3 maglie al dritto. Vi dico, non vi faccio comprare nulla, nel senso, non sono io che, insomma, non mi voglio prendere a creare color. La responsabilità delle vostre spese, assolutamente. Ci mancherebbe altro. Quindi una maglia al dritto. Sapete voi, insomma, quello che volete dedicare al vostro hobby come soldi, eh? E come io so quello che ci voglio dedicare, perché non è che posso stare chissà a comprare cosa. Allora, con calma. Una maglia al dritto era questa qua. Poi quello tra asterischi era 2 al dritto, una e due. Poi 5 maglie al rovescio, quindi una, due, tre, quattro e cinque. E 3 al dritto, quindi una, due, tre. Ok? Poi, questa una volta, sto un po' fuori, aspetta un attimo, fatemi concentrare perché un dritto, poi 2 maglie al dritto,
5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5 e 3 al dritto. Quindi ricominciamo, 2 maglie al dritto, 1, 2, 5 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie al rovescio, poi 3 maglie al dritto, quindi 1, 2 e 3 al dritto. Poi 2 maglie, e la seconda volta, poi 2 maglie al dritto, 1, 2, 5 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 4 e 5 e 3 maglie al dritto, ci sono. Qui avevo forti dubbi perché un attimo mi sono distratta. 3 maglie al dritto, no, sulla cosa del coso delle spese, perché mi ricordo io del tennis, no? Allora, aspetta, Antonia mi dice: brava Francesca, sei molto precisa, ti ringrazio, grazie a te. Allora, perché io quando giocavo a tennis dovevo centellinare, insomma, no? Perché se uno si fa prendere la mano, mi piaceva, grazie, grazie, mi sarebbe piaciuto giocare tipo 4-5 volte a settimana, però devi affittare il campo, insomma un po' tutto, c'era anche la luce da pagare, il riscaldamento se era inverno, no? Quindi la luce se era sera, insomma, per cui poi alla fine devi vedere ogni settimana quanto vuoi spendere per il tennis, quanto vuoi spendere per gli hobby questi, per altri hobby, poi che ne so, può darsi che voi siate milionari e miliardari e potete fare come vi pare, insomma, no? Però io invece mi piace, insomma, fare un po' di conti e gestire un po' il mio budget, ecco, perché se ti fai prendere la mano, credo Patrizia mi dice così perché ha ragione, se ti fai prendere la mano qua si compra, si fa, si mette la carta di credito giù, no? Per cui con calma, perché no? Non è che è un pozzo senza fondo, ecco, almeno il mio budget non è un pozzo senza fondo, spero il vostro lo sia, il mio no. Quindi decimo è questo, i pari abbiamo detto sono semplici, vabbè, i dispari sono quelli un po' più lunghetti, dove adesso mi sono un po' deconcentrata, stancata, quindi devo ragionarci. Vedi? Tempo mio di concentrazione molto basso. Ci vuole che guardo qualcuno di quei video dove ti insegnano le tecniche di concentrazione, così mi metto a ridere e allora vabbè. No, vabbè, no, ma sono video utilissimi, molto probabilmente, però no, saranno utilissimi sicuro, però sono io che ne so, dice devi concentrare, vabbè, sì, immagino. Ok, immagino la mia capacità di concentrazione. Allora, dovevamo fare l'11. Tra gli asterischi c'è 2 al dritto, 2 insieme al dritto, un gettato, 3 maglie al dritto, un gettato, un accavallato e un dritto, un bel po' di cosette quindi, e poi termina con un dritto fuori dagli asterischi, quindi ripeto, tra gli asterischi, 2 al dritto, 2 insieme al dritto, un gettato, 3 al dritto, un gettato, un accavallato e un dritto, quindi c'è tutto qui, non si sono fatti manca nulla. Mi ascolti, sì, ma io non ho bisogno di coraggio, anche, però il coraggio ce l'ho perché mi sono messa qua davanti così, ho bisogno di aiuto per concentrarmi, ok? Quindi aiutatemi a concentrare, nel momento in cui vedete che faccio qualcosa che non va, stoppatemi subito perché un occhio lo butto alla chat e quindi se vedo che qualcuno scrive dico, ah, ecco, ho sbagliato qualcosa. Ok, quindi 2 maglie al dritto, subito gli asterischi, se togliamoci questi asterischi di mezzo, quindi 2 maglie al dritto abbiamo detto, poi 2 insieme al dritto, eccole qua, 2 maglie insieme al dritto, poi c'è un gettato, 3 maglie al dritto, 1, 2 e 3, poi un gettato, un accavallato, quante cose vuoi, un accavallato anche, non ti basta mai, e un dritto,
Ecco, quindi la prima volta tra gli asterischi è fatta. Ricominciamo, quindi due maglie al dritto, una e due maglie al dritto, due maglie insieme al dritto, quindi eccole qui, un gettato, tre maglie al dritto, una, due e tre maglie al dritto, un gettato, un accavallato, e poi c'è un dritto. E questa è la seconda volta, poi ancora l'ultima, due maglie al dritto, 1 e 2, due maglie insieme al dritto, eccole, un gettato, tre maglie al dritto, 1, 2 e 3, un gettato, un accavallato, e ci sta perché sta sopra all'accavallato e quindi credo che ho beccata la cosa, perché eccola, sta qua sopra, quindi non ho sbagliato. Che era però questo? L'accavallato, no? Sì, quindi il dritto dell'asterisco e poi terminare con un dritto. Quindi, ok, perfetto, l'undicesimo ferro è ok. Io credo però che abbia bisogno di un po' di zucchero. È questo il fatto, non tanto che mi sto deconcentrando. Però adesso che faccio? Vi lascio e vado a prendere acqua e zucchero. No, vabbè, dai, posso mangiare in live, che veramente, secondo me, è un po' di fame. Mi posso andare a prendere qualcosa da mangiare, per piacere? E da bere, roba forte? Dai, 3 secondi, Mi metto... No, niente, mi metto un cosetto, qualcosa? Aspetta, mi metto... Questa che era? Questa la Dolls House era. No, ma non cambia la scena, non mi cambia la scena, quindi... Ma tanto anche se vedete qui a caso, qual è il problema? Dai, mi vado a prendere un pezzetto di cioccolata, posso? 3 secondi, 3 secondi, faccio subito. Venite qua, piccolini. No, sono venuti anche i bambini, siamo a posto. I bambini sono venuti, amore, ti fai salutare anche oggi. Vediamo un po', vieni qua, fatti salutare anche oggi. Così ti dicono quanto sei carino. Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Eccolo qua, l'amico nostro. È venuto giù anche il bimbo. Ciao piccolo, che l'altra volta ti hanno detto ciao bello, ciao bello, ciao bellissimo. Sei sporchino qua, però oggi proprio peggio del solito, peggio del solito. Ma non li posso lavare perché io l'ho lavati il 26 marzo. Poi hanno messo la non mi leccare in faccia, hanno messo la medicina, quindi non posso, quelle delle pulci, no? Non li posso rilavare. Quest'altro è stavolta anche, perché si è offeso l'altra volta. Carlo, vieni amore, vieni, ti faccio, mamma mia quanto pesi tu, ti faccio salutare anche a te, su, saluta, saluta, questo è più grande, non c'entra, lì guarda che con un, no, no, dai, non fare il delirio, saluta, no, 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 va bene, ecco, basta, 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 è geloso il piccolino, va bene, avete visto il piccolino com'è geloso? Cioè, il veterinario aveva paura che il grande fosse geloso del piccolino, in realtà è il piccolino che avete visto appena ho preso in braccio
Fatemi respirare. Appena ho preso in braccio Charlie, come ha reagito? Oh, io mangio, e non è educazione, però vabbè, sto a morire. Ciao bello, sto a morire, devo mangiare perché sto morendo. Un attimo, perché vabbè, è brutto, però che devo fare? Oh, mi stavo svenendo. Va bene che non mi concentro, quello è normale, però vedevo che c'era qualcosa di peggio. Di peggiore, perché io devo mangiare la pizza dopo, questo è vero, non andrà a finire alle 9, perché si deve lievitare. Allora, l'ho fatta alle 3:30, quindi 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, sto accendendo il forno, quindi sì, andrà a finire alle 9. A chi ci arriva alle 9 digiunando? No, ma poi stavo veramente, ho sentito che il cervello partiva, quindi che ho il cervello in partenza, non è, insomma, normale, nel senso, i miei standard li riconosco più o meno. Comunque siamo all'11, Dai, raccontatemi qualcosa, non siete pochissime. Cioè, vabbè, questa si mette a mangiare. Vabbè, ripeto, stavo qua a svenire. Era peggio. Però vi posso far vedere qualcosa, per esempio, della casa delle bambole. Vi voglio far vedere il lettino. Vabbè, non so se vedono i pantaloni, il pigiama, ma poi niente, no? Ecco. Il lettino della casa delle bambole. Non lo imbrattiamo di cioccolata. Guardate quanto è carino. Praticamente qui ho fatto ieri la testiera, una sorta di simil pelle, speriamo non c'ho la cioccolata in mano, Questa è la testiera, poi c'è il letto col materasso, farebbe così, no? Che non sta neanche a 90 gradi, vabbè, io l'avevo messo a 90 gradi, però stanotte si sarà spostato e vabbè, lo risistemeremo. Poi qua ci va, ecco, così. Ah, ma no, ma dove sta a far vedere? Aspetta, non si vede bene, così, eccolo. Poi ci andrà la copertina, questa, che chi ce la terrà giù adesso, sinceramente, forse la colla, tipo così, ecco. E questa andrà anche rigirata, poi ci andrà così, no? Così, perché poi qua ci mettono un merletto. Ma dov'è che si vede bene? Così ci mettono un merlettino. Vabbè, insomma, dai, avete capito? Un merlettino qua a coprire questa brutta cosa. Così. Vabbè, il letto non è brutto, dai. Si vede male perché non so, eccolo, qui si vede meglio più in là. Qui ci andranno due cuscini, qui uno, qui uno, qui, e poi ci va, ripeto, questo merlettino che adesso vado a prenderlo, non saprei dove, i cuscini, il merlettino, sotto ci va, non si vede questo qui, c'è un tessuto, eccolo, questo ce l'ho invece, questo ce l'ho qui vicino. Ecco, l'ho trovato le cose. Allora ci va questo materasso, tipo materasso, insomma, qua così, tipo materasso, eccolo, che fa tipo così, adesso non lo so se bisogna tagliarlo, vedremo. Poi c'è questo che è appunto la testiera che stava su, ci possiamo mettere qualcosa per, giusto per tenerlo.
giusto per tenerlo, no? È troppo quello. Vabbè, così. Poi ci andava la coperta, che era questa. Tipo, girata però, girata. Poi il merlettino, che era questo. Eccolo. Così. Con la coperta girata, il merlettino, quello doveva essere il lenzuolo, il materasso, insomma, vabbè, perché ci ho messo questi. Allora, lettino così. Così era. Il lettino. Ecco. Tipo così. Poi bisognerà tagliare tutto. Questa è la testiera e questo è il lettino. Eccolo. Bisogna comporlo, finirlo di comporre, insomma, e poi metterlo nella camera di sta casetta. Però questo ce l'hanno fatto, insomma, c'era sul kit in similpelle, c'era sotto il legno, ecco, un pezzo di legno come questo qua, da ricoprire con questo, come ho fatto qui, quindi tutte e due le parti. Poi c'era da mettere le parti laterali, mi sono venute anche abbastanza rifinite. Non sono venute male. E poi rimetterei, ecco, questo pezzo qua di pelle invece che è stato incollato qua, ripiegato, incollato, no? E pigiato giù così. E questa è la testiera. Poi questa era facile, un pezzo così, il materasso. Adesso, ecco, questa coperta invece che cucirla, ma io avrei anche potuto cucirla, incollata qui, incollata qui, incollata qua. E poi sul letto, e questo lo devo ancora fare, quindi non so come bisogna metterlo. Però queste, insomma, sono le cosine con cui mi diletto quando non faccio altre cose di maglia, uncinetto, cose così. Poi che altro c'è che vi faccio vedere prima di finire il punto e prima di mangiare? Ah, questo mi faccio un bel coso, un bel, no, Dio mio, se il brand, Madonna, tutto, bisogna aver paura di tutto. Che noia, anche della marca dei cosi, delle bustine, vattene, va. Quindi questo invece molto grazioso, che pazienza che hai. Questo sarà un must per l'estate 2021 ed è in preparazione. Eccolo. Quindi c'è un nuovo corpetto. Chi lo vuole copiare, lo copi, perché tanto voglio dire cattiveria. Tanto non fa niente. Oh, questo è il merlettino, non mi fate perdere. Allora, quindi non si vede la scollatura, perché tira il coso, il rotolo, ma non ve lo posso far vedere perché c'è la marca di sti fili, sti cose, mannaggia la pubblicità, mannaggia la pubblicità, che si deve pagare la pubblicità, chi fa la pubblicità deve essere pagato e deve pagare le tasse, eh? Allora, quindi, questo è il vestitino, dove c'è? Non so se vi piace, eh? La scollatura V, quindi tutta un'altra cosa di quello che abbiamo fatto finora. Oh, il biscotto è finito. Di quello che abbiamo fatto finora. Il corpetto già girato, sta già su YouTube, ma è messo privato. Quindi, se voi mi seguirete e mi metterete tanti mi piace, tanti iscritti e tante cose, vi prometto che lo sblocco. O altrimenti lo mando solo a qualcuno. Qualcuno, voglio io. No, vabbè. Sarà disponibile per tutti non appena finisco, ecco, di girare il video. No, montare. Quello là sta su YouTube, un pezzo del tutorial. Però lo devo ancora un po' finire. E allora ci devo mettere le altre parti. Comunque, in una parte già si trova su YouTube, bloccato e privato. Quindi c'è questa parte così, lavorata con questa lavorazione del corpetto. Poi c'è. Ci ho messo qui un motivetto con i buchi e
E poi c'è il Granny tranquillo per la gonna, molto carina secondo me, perché a Granny è carina, eh. Poi ci sarà, se c'è bisogno di una fodera, perché vabbè, è una bimba, però tutta così bucata, boh, non è che, non lo so, non penso, non si possa vestire così, no, traforato, anche se è una bimba, boh, per carità, però non mi piace, a me non piace, quindi penso che metterò una fodera qua sotto, in tinta. E quindi sulle maniche poi ci metterò un richiamo a questa lavorazione Granny, a questa lavorazione qua sulle maniche, penso che ci vada carina. Qui è l'alternarsi di una parte, diciamo, a maglie alte, quindi piena, con una porzione di mi sembra a sto punto siano queste catenelle e maglie basse, sì, quindi un giro si fanno catenelle e maglie basse, in quello successivo si fa questa cosa, in modo che viene poi, no, questa lavorazione qui. È elastica, è carina, qui è un po' complicatino, ma complicatino è stato per me, che ho fatto i conti, tutte le cose di cui parlavamo prima con Barbara, eh? Però se no per voi ve l'ho spiegato tranquillo, quindi è facile. Io spero vi piaccia, questa è un'anteprima solo per voi della live, eh? E poi c'è anche qualcos'altro, però non ce l'ho qui, quindi vi faccio vedere successivamente. Questo lo mettiamo da qualche altra parte ancora. Ma di cose, di idee ne ho tante, però ecco, devo fare il video, devo fare così. Ci devo fare, ci devo mettere cose. Poi dice, se quella va così lenta come su ste live, perché per fare 12 giri qui ci mette 2 ore. Questo invece l'avete visto, il cuscino, questo qui. Tanto mi bevo sta cosa energetica, per una cosa energetica, che poi è succo di frutta, eh? Questo l'avete visto, il cuscino con le mitred square, uncinetto tunisino, però l'ho ingrandito, quindi sta diventando cuscino vero e proprio. Era bello, eh? Questa combinazione di colori mi piace. Che macello qua. Non guardate, eh? Dice quella, devi sistemare. Qui non si vedono cose, no? Spero, no? Guarda, c'è un attimo di pausa. Allora, è molto bello anche il vestitino, spero di averlo preso sul tuo canale, una piccola di 18 mesi mi aspetta. Ci sta la misura, eh? Penso, sì sì. No, ma ci sta prima dell'estate sicuramente, per l'estate c'è, come no? E altrimenti dai, veramente a quel punto chiudo. No, no, per l'estate c'è. Poi te lo mando semmai, dai, sei un'affezionata del canale. Qui YouTube dovrebbe segnare, no, lo dice, credo che io adesso, perché queste cose, questi fatti degli altri non me li vado a fare, però credo che se uno va a guardare chi è iscritto, vicino c'è l'anno, il mese, il giorno, no vabbè, l'anno, il periodo che è iscritto. Penso però, non mi, sinceramente, io sapevo che facevano vedere adesso chi mette non mi piace, però quella notizia è un po' campata per l'aria, quindi non è che vi dico non mi mettete non mi piace perché lo vedo, non lo so, lo so, quindi vabbè, me l'ha preso un colpo, sì sì, c'è il vestitino. Dico, che è successo qua? 100 iscritti sono andati via tutti insieme. Che avrò detto mai? Che ho fatto mai? Però era prima della live, quindi dico, mamma mia, su un video tranquillo, che cosa avrò detto mai? Per cui 100 persone si sono partite tutte insieme. No, era un fail del sistema, un errore di YouTube. Ogni tanto lo fanno, cioè succede perché sistemano i server, che ne so che roba è. Cose loro, e siccome avranno scritto in chissà quanti, io grazie di sta mangiata che mi avete fatto fare. Allora,
Avranno avuto chissà quante cose, tipo che è successo il 14, che mi sono andate via, a me 100, agli altri che ne so, tipo magari a qualcuno anche 1000, 2000, 20.000, chi ce n'ha, che ne so, 3 milioni, e quindi avranno ricevuto un mucchio di cose, e poi hanno scritto subito: per il giorno 14 marzo, domenica, c'è stato errore nel conteggio, non vi preoccupate. E va bene. No, perché uno pensa sempre che avrò combinato. Caspiterina, sono 19, quasi, io ci ho messo tanto io, ma poi te la riguardi, tanto fino a qui poi ci mancano 3 ferri. Fino a qui ce l'hai. E grazie a te che sei stata veramente fino a sto tempo. Poi io me la so presa un po' calma, perché sabato pomeriggio, da un'altra volta, facciamo tutto più veloce. Ma poi anche no, che ne so, vediamo come vi piace a voi. Comunque io ti ringrazio tanto che sei stata così tanto tempo qua con me fino all'ora di cena, veramente. Ciao, un bacio e ci vediamo la prossima volta. Grazie veramente. Allora, quindi veniamo così, veramente io vado a fare la pizza anch'io e sistemiamo tutto. Allora, quindi, 12esimo, beh, si sente sul cervello lo zucchero. È vero. Allora, qua c'è un dritto da fare fuori dagli asterischi, perché sono i ferri dispari, quindi ormai abbiamo capito quelli più semplici col solo il dritto e il rovescio. Quindi fuori dagli asterischi c'è un dritto, l'ho lavorato il dritto, ma dai, l'avrò lavorato al dritto, su, lo disfo. Non ho la certezza di come l'ho lavorato, per cui aspetta. Allora stava qua così, adesso è dritto sicuramente, quindi un dritto, non ve l'ho detto. Un dritto fuori dagli asterischi, poi tra gli asterischi un dritto, 7 rovesce, 7 maglie al rovescio e 2 maglie al dritto, quindi un dritto che è questo qua, ok, quello che non c'entra niente, poi un dritto tra gli asterischi, 7 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok, e poi 2 maglie al dritto, quindi 1 e 2, e questa è una volta. Poi ancora sempre un dritto, 7 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie al rovescio e 2 maglie al dritto, e sono 2 volte. Poi l'ultima volta un dritto, eccolo qui, 7 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2 maglie al dritto, ci sono, quindi tutto a posto, 1 e 2, eccoci qua, e questo, vedete, viene la maglia legaccio, infatti eccola qui, eccola, ovvero questa parte, no, che qui avevamo in cima ai rombetti. Eccola, stiamo rifacendo praticamente questa, iniziava così, ovvero con la fine di questi rombi qua. Adesso facciamo il coso difficile, lungo, insomma, quello tra gli asterischi, il ferro numero 13, che è tra gli asterischi, un dritto, 2 maglie insieme al dritto, un gettato, 5 maglie al dritto, un gettato e un accavallato semplice. Ok, quindi facciamo. Tra gli asterischi, 1 maglia al dritto, eccola qui,
una maglia al dritto, poi due maglie insieme al dritto che sono queste, le mette subito qua. Ah no, il dritto, sì, no, un dritto, due maglie insieme al dritto, così. Poi un gettato, 5 maglie al dritto, 1, 2, 3, 4 e 5, un gettato e un accavallato, semplice. Ok, e questa è una volta, no? Finisce con l'accavallato, sì. Poi c'è di nuovo da ripetere un'altra volta, quindi facciamo un dritto, due maglie insieme al dritto, un gettato, 5 maglie al dritto, 1, 2, 3, 4 e 5, un gettato, un accavallato semplice e ci sta perché capita sopra, quindi è sicuro, un accavallato semplice e basta, finiva così, no? È strano questa cosa che finisce con l'accavallato, però finisce così. Poi, terza volta, un dritto, due maglie insieme al dritto, un gettato, 5 maglie al dritto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, un gettato, poi un accavallato, così. E finire con una maglia al dritto fuori dagli asterischi. Questa un po' strano, sto ferro numero 13 dove c'è quell'accavallato con cui finisce il modulo, ma dopo ricomincia con un dritto, capito? Quindi come se fosse un dritto, un accavallato, un dritto, poi alla fine, cioè un gettato, un accavallato, un dritto, ecco, perché è il loop precedente. Si ripete il loop precedente, quindi attenzione, mi raccomando, il ferro numero 13 perché è un po' ingannevole. E allora adesso numero 14, facile, fuori dagli asterischi c'è un dritto, dentro gli asterischi c'è da ripetere 3 volte 9 rovesci e un dritto, quindi fuori dagli asterischi un dritto, subito vado a mettere il ferro al rovescio io. Quindi così, un dritto. Poi c'è 9 rovesci e un dritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e un dritto. Poi ancora per la seconda volta 9 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al rovescio e un dritto. E poi le ultime che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e finire con, cioè finire dentro gli asterischi c'è il dritto. Ciao Agnese, anche a te buon proseguimento di serata, buonanotte, buon tutto, buona domenica per domani. Grazie di aver seguito la live. Speriamo le altre le volte successive e tu possa stare qua con noi, ci possa seguire. Insomma, ti piaccia, ecco, continuare a seguire e fare qualcosa insieme. Un bacio. Ok, quindi fino a qui è tutto ok. Stavolta, cioè, ho sbagliato solo una volta in realtà all'inizio, dai, era proprio l'incipit e quindi ci può stare che sbagliassi all'inizio. Se, altrimenti è venuto carino, dai, come questo almeno ci è venuto uguale. Ok, ferro numero 15, che poi alla fine è l'ultimo perché il 16 è un rovescio, quindi se sbagliamo questo non si accorge nessuno. Perché comunque sta là alla fine. No, vabbè, dai, per carità. Quindi, questi asterischi ce ne sono? Sì, ce ne sono, ma là in mezzo. Quindi, prima degli asterischi, ecco, quindi ferri 13 e 15, mi raccomando un po' d'attenzione, perché sicuramente sono quelli dove
Sicuramente c'è qualcosa, insomma, che un po' strano. Sono differenti rispetto a quelli prima, perché cominciavano tutti con l'asterisco, no? Invece adesso, Allora, il 15 infatti fa fuori dall'asterisco due maglie insieme al dritto e un gettato. Poi da ripetere per tre volte nel mio caso, sette maglie al dritto, un gettato. Un accavallato doppio, quindi torna, perché dobbiamo chiudere il rombetto, e un gettato, questa è la cosa da ripetere, e poi termina con sette maglie al dritto, un gettato, un accavallato semplice, cioè, vabbè, un po' strano sto ferro numero 15, quindi mettiamoci l'attenzione che merita, eh? Mettiamoci subito l'attenzione che merita. Quindi, fuori dai cosi, dagli asterischi, due maglie insieme al dritto, eccole qua. Che sono queste. Poi facciamo un gettato, ok. Poi ripetiamo gli asterischi, quindi 7 maglie al dritto. 1 2 3 4 5 6 e 7. Poi un gettato. Poi vuole un accavallato doppio, quindi questa si prende, queste due si fanno insieme, eh? Poi si passa quella che non abbiamo lavorato sopra quella che ho appena lavorato, così, e chiudiamo il rombetto. Vedete come si vede bene la chiusa del rombetto. Poi dopo l'accavallato doppio c'è un altro gettato e poi si ricomincia con le sette maglie al dritto. Quindi poi tanto assurdo non è, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il gettato, l'accavallato doppio, quindi la chiusura del rombo. Ok, la chiusura del rombo, poi c'è il gettato e io lo devo ripetere ancora una volta, quindi 7 al dritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 maglie al dritto. Un gettato. Ah no, aspetta, eh. Perché diceva terminare con 7 al dritto, un gettato, un accavallato semplice. Ecco, non bisognava quindi farlo tre volte tutto. Due volte si faceva il 7 al dritto, un gettato, un accavallato doppio, un gettato. Poi però l'ultima volta si finisce con 7 al dritto, un gettato, un accavallato doppio, un 7 al dritto, scusate. L'ultima volta, ovvero la terza, si termina con 7 maglie al dritto, un gettato, un accavallato semplice. Eccolo infatti questo qui, perché non ci sono le maglie per l'accavallato doppio. Quindi qui doppia attenzione, ma ora ve lo ripeto. Quindi un gettato e un accavallato semplice. Quindi questa si prende, questa si fa e questa ci si passa, si passa sopra quest'altra proprio qua alla fine, perché vedete deve arrivare proprio, no? Qui, questa, ma dove? Insomma, dove mi metto questa costina? Eccola, questa che vedete carina qui, deve arrivare proprio fino al bordo, quindi qui ci deve stare l'accavallato semplice. Per cui, ripetendo, all'inizio, fuori dagli asterischi, bisogna fare due maglie insieme perché anche di qua, poi alla fine, vedete, inizia così, con la costina che fa questo. È un po' differente perché qui sono le maglie prese insieme, no? Mentre di qua sono gli accavallati semplici fin qua. Qui c'è quello doppio, qui sulle punte, sui vertici dei rombetti. Quindi dicevo, all'inizio c'erano le due maglie insieme al dritto e il gettato, eccolo qua. Poi ci sono gli asterischi, quindi 7 al dritto, un gettato che si vede bene, l'accavallato doppio che è questo qua. E il gettato, poi si ripete dalle sette maglie al dritto, dal gettato che è questo, e l'accavallato doppio che è questo qui che chiude il rombo, il gettato, e poi qui si finisce però come vi dicevo, ovvero con sette maglie al dritto,
poi si fa un gettato che è questo e poi l'accavallato semplice, perché qui no, non c'è l'accavallato doppio in quanto è mezzo rombetto, eccolo, poi anche per sto motivo, insomma, non solo perché finisce il lavoro e tutto, perché qua c'è mezzo rombo, quindi è una maglia sola, no? Va bene, quindi ci stiamo. Stiamo anche aumentando, cioè io devo smettere, necessariamente finito questo, e qua voi state aumentando perché si vede che c'è qualcuno che ha già cenato e che si collega ora, ma noi dalle ore che siamo qua? Dalle 5 e mezza, da 2 ore e 26, quindi sì, dalle 5 e mezza necessariamente. Vabbè, non è che perché adesso ve ne dovete andare, eh? Benvenuti, benvenuti a tutti, anzi se volete salutare, per me, ok, e anche chi sta qui da prima, guarda sta maglietta come sta brutta, adesso, qua no, qua è a posto, oh, non ve ne andate, eravate 8, adesso 6, cioè prima eravate 32, vabbè, però adesso state preparando la cena o addirittura cena, quindi per quest'ora qui è un miracolo. Sedicesimo ferro abbiamo detto al rovescio, perché poi il diciassettesimo praticamente è il primo ferro, quindi si ricomincia tutto il modulo, eh? Cioè tutto quello che serve per fare questo motivo, ecco, 17 ferri, cioè sono 16 ferri perché finiscono qui, il diciassettesimo ripetere dal primo, Quindi non è come tante volte, no? Tipo ripetere dal terzo, ripetere dal quarto, si rinizia proprio dal primo, si arriva da 1 a 16 e poi si ricomincia 1 a 16, 1 a 16, 1 a 16, sempre così. E viene quello che avete visto prima, cioè è carino, perché molti di voi mi hanno detto che è carino, quindi è carino a questo punto. Per chi non c'era prima, vi dico che questo punto poi lo trovate sul mio canale YouTube, non fa qui perché sto su YouTube, però non così, cioè non spiegato al contrario, cioè chiacchierando e tutto, trovate il tutorial per bene con l'inquadratura quella precisa, perfetta e tutto. E poi vi ho detto, non vi nego, cioè vi prometto in qualche modo, sperando di poter mantenere la promessa, che ci faccio qualcosa con questo punto, ecco, che ci vado a realizzare qualcosa, sia una stola che poi magari vi faccio vedere, che ne so, l'inverno prossimo, ma che ne so, adesso non ripeto, non so, perché i punti li impariamo per imparare a lavorare a maglia, perché che facciamo, sempre la maglia rasata, dritto rovescio, non, come mi metto per farla a favore di camera, così, eccolo, qui si vede meglio questa. Oh, che bello, è carino, comunque dai, si vede che non ci sono errori, si vede, credo sia carino, mi piace. C'è qualcuno? Dai, salutatemi, siete molti, vedo, per cui che è sta timidezza? State in incognito per caso? Ah, forse state guardando senza l'account e quindi non potete scrivere, e fate la iscrizione al mio canale YouTube, dai, che vi costa? Non costa nulla, è tutto gratis qua, per cui dai, non costa nulla, fate l'iscrizione, così poi potete interagire qua con me, mandarmi a quel paese, mi piace, no? Vi è piaciuto? Quindi la promessa è quella di farci un qualcosa poi alla fine, no? Li facciamo, dicevo, i punti per imparare. Quello che ho fatto prima è questo, tutto quanto, cioè prima, ho fatto per farvi vedere com'era il punto, poi insieme abbiamo fatto fin qui, ecco, fin qui, vedete, 17 ferri sono questi, ecco, per fare questo pezzetto, questo pezzettino. Comunque questo è quello che si ripete sempre, ecco. Comunque
Io credo che ci siamo divertiti insieme. Per le prossime volte, ripeto, organizzatevi, nel senso prendetevi a un cardigan estivo. Ciao Maria Grazia, ci stai da adesso, ci eri anche da prima, non lo so, comunque un saluto, eh. Sì, ci possiamo fare qualsiasi cosa, però è come dicevamo prima, fare gli aumenti, le diminuzioni su sti motivi dove c'è bisogno di un multiplo non è che sia facile, quindi magari fino a dove non ci sono aumenti e diminuzioni lo possiamo fare tranquillamente. Io, vabbè, potrei anche farci le diminuzioni e tutto, gli aumenti, per carità, però riprendere un po' il disegno dopo comincia a diventare difficilino. Allora, per esempio, possiamo farci, come dici te, quei maglioncini, cardigan, quello che vuoi, o canottiere anche, per carità, maniche corte, maniche lunghe, senza le maniche e tutto, dove si portano su dritti fino a una certa parte, tipo cominciando dal basso, no? Ad esempio così, e dove poi dopo si cominciano a fare, ad esempio, se vogliamo fare un raglan, le diminuzioni. Ma dappertutto le diminuzioni per le maniche, qualsiasi taglio, e là sopra si fa la maglia rasata, quindi che ne so, fino a un certo punto anche qua si fa col motivo, no? E poi sopra, beh, si continua a maglia rasata e facciamo come sappiamo fare di solito, senza starci a complicare troppo la vita. Poi abbiamo proposto copertine, abbiamo proposto, come si dice, come dire, sciarpe, abbiamo proposto stole. Vabbè, se uno dice ci fa un copriletto, un plaid, ci fa quello che vuole, se hai ferri quelli lunghissimi là, oppure circolari con un filo lungo, ci può fare tranquillamente un bel pleddino. Qualsiasi cosa, insomma, dai, i punti a questo servono per farci i lavori, è normale. Poi, ripeto, è chiaro, dove ci sono i motivi, è più difficile fare aumenti e diminuzioni, motivi dove c'è un bisogno di un multiplo, perché ve lo ricordo adesso, il multiplo è di 10 più 1, ok? 10 maglie, scusate, 10 più 11, quindi ripetere tot volte 10 maglie e poi all'ultimo metterne 11. Quindi quando si fa la diminuzione, ad esempio, di 2 maglie, qua e qua, dopo scombina tutto, capito? Riprendere qua il rombo comincia a diventare un po' complicatino. Ecco, non vi nego che diventa un po' difficile. Per cui io userei questi motivi sulle parti senza aumenti, senza diminuzioni. No? Non mi viene in mente nient'altro, però vabbè. Ma sì, ma tanto anche per bimbo, bimba, via, così traforato, bimba direi. Una giacchina dove all'inizio non c'è bisogno di fare nulla, poi dopo si tirano sulle maniche. Oppure quei maglioni, ad esempio, anche quelli sarebbero carini. Quelli che abbiamo fatto altre volte, no? Adesso vabbè, prendo un foglietto e faccio vedere. Quelli là così, tipo, che si fanno sto modo. Tutti praticamente quadrati, poi alla fine non devi fare nulla. Ma dov'è che si vede il foglio? Ecco, tipo così. Poi si va là con le maniche. Chiaro, qui mettiamo il multiplo che ci serve. Così, la manica qua, no? Quell'altro pezzo di manica, perché poi va piegato. Così. E qui, teoricamente, e qui c'è l'apertura del collo. Quindi qui, teoricamente, tutto rettangolare, tutto quadrato, mettiamo le maglie che ci interessano a noi qua, se anche la manica un pochino più lunga, che ci importa, ma lunga di una maglia, dai, mica tante, quindi mettiamo il multiplo che ci interessa, e questi qua si possono fare bene anche con tutto il motivo fino in fondo, insomma, tutto. Poi devono coincidere i rombi qua e qua, vabbè, ma è chiaro, questi coincidono quando li andiamo a cucire per bene, coincideranno sicuramente, cioè, questi si possono fare. Poi i poncio, quelle cose là, se li mettete, che ne so. L'unica cosa limite, ecco, ai punti dove ci sono multipli, sono gli aumenti e le diminuzioni. Va bene, io per stasera vi saluto. Ringrazio chi ha lavorato con me, anche chi ha seguito senza lavorare, ringrazio chi si è scritto tutto il coso. Volete per caso che ve l'ho detto di nuovo tutto quanto? Non lo so, qui è a rovescio, perché stavamo dicendo prima
È a specchio purtroppo, perché l'ho scritto, ma che faccio? Qua non è trasparente che posso metterlo dall'altra parte. Io ve lo scrivo sotto nella descrizione, potrei anche. No, dai, a quel paese no, non credo proprio. No, no, dai, tu ci stai spesso. Almeno io mi ricordo così, poi non lo so. Però mi sembra, insomma, che partecipi, ecco, e ti ringrazio di questo. Mi dispiace lasciarvi perché vedo che ci siete, però è tanto che sono qua, ecco, e è brutto lasciarsi, insomma, se andate via voi, che ne so, così vedo che la gente non c'è più e vado via con meno rimorso, ok? No, va bene, dai. Un bacio, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Il tutorial esce lunedì e invece, non di questo, non so, forse dei cuoricini. E invece noi ci vediamo in live quando, come ho detto prima, mi sento nel mood giusto. Ecco, oppure le vibes giuste, come si dice adesso, giuste vibrazioni. Non vi do un appuntamento fisso, ecco, devo avere la motivazione bella, eh? Ma non per voi, per me, nel senso mi devo sentire io in pace con me stessa e col mondo. Va bene, un bacio, un abbraccio. Adesso chiudiamo qua, veramente. Buona serata e buona domenica.